E mi sono come sempre dimenticato questo dettaglietto. Eccoci qua, belli. Come mai non ci vediamo? Successo. Buonasera. Aspetta. Noi siamo, ci siamo, noi ci siamo e ci vediamo. Aggiorna. Aggiorna, che cazzo è successo? Aggiorna. Allora, dottor Morgan, studio, dove ci troviamo ragazzi in questo momento? Su sala operatoria, benissimo, spostiamoci su studio con dottor Morgan. Ok. Ok. Ed eccoci qua, perché ovviamente c'è sempre la cosa no, che... Ci siamo spostati io mi sono... 50 punti di fortuna a testa. Io mi sono fidato di voi, quindi sono entrato nel canale, perché ho detto, ma ormai sapranno qual è il canale dove streamiamo, quando ci chiamiamo arriviamo di Cthulhu, e invece no. Quindi ragazzi, cosa potete imparare da questo piccolo dettaglio? Non vi fidate dei giocatori. Mai. La cosa si può sbagliare, sarà, andrà sempre male. Si sbaglia. Nel frattempo accentro Lady Giuliana, che ovviamente per qualche motivo era tutta da questa parte. Allora, ragazzuoli, perché Giuliana la vedo dall'altra faccia? Vedo l'altra faccia di Giuliana. Perché l'ho specchiata, perché generalmente tende a sparire da quel lato, e quindi specchiandola riesco a beccarla meglio. Capito? È una tecnica. Dunque, boys, il grande ritorno. Ci siamo fermati per un bel po' di tempo. O no? Forse qualche giorno. Qualche giorno, dici? Ma insomma, vabbè. Ci siamo presi un caffè con il mostrone. Esatto. Un po' di più. Esatto. Vi siete fatti un momento di calma apparente, ovviamente. Prima di questo ritorno bello. Si spera, questo ritorno è tipo, sera. Sarà loro. Da essere bello, ad essere top. No, loro chi? Botto. Loro. Allora, loro. Quale oro? Quale oro? Dove stavo? Di chi stai parlando, Giuliano? Quale oro? L'oro? Quale loro, anzi? L'oro? Dove sta l'oro, Giuliana? Tu dove hai sta chiesto loro? Questo periodo di riposo prima di Batoste. In questo senso. Con il membro. Quale riposo? Io mi dissocio da questo membro di cui parla lui, perché non lo conosco e non lo voglio conoscere. Dicono che mi sentono un po' piano dalla chat. Ti sentono un po' piano? Verifichiamo subito, guys. Ti sentono un po' piano? Posso fare le prove. Allora. Prova quando dite voi. Perché quindi Discord dovrebbe essere il problema. Discord. Sì, effettivamente ti ho messo al 90%. Però sento quando... Ma messo la categoria con l'Aftulu. No, non è semplicemente il gioco del computer. Però siccome a quanto pare la Chaosium è troppo impegnata per dire scusi signor Discord, esisterebbe il mio gioco di ruolo, la categoria la potremmo mettere? Nonostante io più e più volte su Twitter abbia scritto proprio a loro dicendo ma sta categoria di Cthulhu la volete mettere o no? Nessun segno di vita. A me mi si sente a cannone, benissimo, benissimo, quindi forse mi dovrei abbassare un po',
Ok, sì, perché l'ultima volta ho alzato a palla il gain, quindi mi cattura fortissimo e adesso dovrebbe andare bene. Dunque, signori, grande attesa. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti in un momento molto molto catartico, se non sbaglio. Un momento di... più o meno critico, diciamo. Quindi ci sta tutto. Allora, ragazzacci, facciamo un mini recap, ci spostiamo e facciamo un mini recapino. Qua il recap c'è, e soprattutto adesso che per un bel po' non abbiamo giocato, credo che sia doveroso informare i nostri affiatati spettatori di quanto accaduto. Che dite? Assolutamente sì, doveroso. Ok, dunque. Allora, fatemi soltanto vedere un secondo. Nessim Hefti era il vecchio, giusto? Yes. Sì, Nessim Hefti. Nessim Hefti era uno dei sei... Dimmi che Giuseppe ha fatto, ovviamente Giuseppe non. Cioè, il primo che abbiamo incontrato, non sappiamo se è il campo. Sì, uno di quei là che comunque proteggeva la cintura di Nitocris. Uno dei sei Ulama. Ulama, va bene. Dunque, guys, allora io direi di andare belli carichi. Che dite? A pressione, a bomba. Fra, allora, due sono le cose: o la sessione finisce tra 10 minuti, o ragazzi, continueremo a giocare. Moriamo. Bravo, ci sono queste due ipotesi che dobbiamo, come dire, valutare un secondo. Allora, innanzitutto, ci spostiamo in layout. Eccoci qua. Layoutami tutto. Che cacchio è successo? Ma la terza in cui tutti i mali del mondo vanno a Giuliana e quindi voi siete liberi, non c'è? Ma vuoi smettere di fare la vittima, Franzoanna? Seria. Diglielo. Guarda Morgan negli occhi e diglielo. La stessa cosa che hai detto a me. Guarda Morgan negli occhi, nelle palle degli occhi, diglielo. No, non mi guardare nelle palle, per favore, perché la cosa è un pochino gravosa. Diglielo. Io non mi assumo nessuna responsabilità di mali o fatture fatte su Giuliana. Io voglio bene a questa ragazza, Morgan un po' meno a quanto pare. Ma io mi sto limitando a fare il mio lavoro, ragazzi. Cioè, non... Il dottore. Non proprio, il custode in questo caso, quindi non capisco perché mi dovete, come dire, colpevolizzare di cose che non ho fatto. Dei crudeli nei miei confronti. Assolutamente no. Dunque, cazzate a parte, ragazzi. Angio 1, Sasuke e Giuliana se ne prende. Eccoci qua. Allora, perdonate l'attesa, ma stavo cercando tutto quello che mi sarebbe dovuto servire in maniera tale da non doverlo più cercare. Ok, quindi suppongo che questa cosa dovrebbe essere qua. Allora, innanzitutto, una cosa buona e giusta. Sentiamo, cosa dice? Di Stardust, scusate. Che non mette la sigla di Stardust Crusader, visto che siamo in Egitto? Ah, no. No. Yeah. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno di Starlight Crusader, anche perché più che Starlight Crusader dovremmo mettere la musica dei Massacri. Che probabilmente sarà... sarà questo più o meno quello che accadrà, no? No? Vedremo, penso io, ci pensa allora, Hilton. Dai, scherzi a parte, ragazzuoli, andiamo a noi così iniziamo belli carichi quello che ci aspetta questa sera. Absolutely yes. Ok, allora. Dai. Faccio un recapino io, molto rapido, veloce, indolore. Proprio indolore no, però rapido e veloce. Allora, l'ultima sessione che abbiamo giocato sono successe delle cose un pochino particolari e in alcuni contesti anche abbastanza gravose per il gruppo. Infatti il gruppo ha scoperto dell'esistenza della cintura di Nitocris, metto un po' di musica che credo che non ce ne sia, ha scoperto l'esistenza della cintura di Nitocris, questo artefatto che a quanto pare è di interesse,
non so se si sente la musica che è partita, per la confraternita del faraone Nero. Quindi loro, scoprendo dove è situato questo oggetto, sento qualcuno che fa bzz, bzz, e la musica salta, non capisco perché. Io non sento musica now. Su Roll20? No, neanche, non mi sento. Cazzo è Roll20? Perché sta saltando? Ok, ora è partita, ora è partita. E riaggiorno. Dicevo, hanno scoperto l'esistenza di questo artefatto a cui la confraternita è interessata. Andando nella moschea in cui è situato l'oggetto, hanno cercato di avere un colloquio con il cosiddetto Nazir, ovvero il rappresentante della moschea in questione, di Ibn Tulun, la ex moschea, a dire il vero, perché adesso viene utilizzata come un ospedale, e hanno parlato con Hamed al-Dahabi, il quale li ha presentati ad un uomo molto avanzato d'età, che però per qualche motivo è, dopo averlo convinto a, diciamo, a bottonarsi un po' nel rivelare delle informazioni, è stato scelto come rappresentante degli Ulama, ovvero questo corpo dedito alla protezione dell'artefatto in questione, molto credenti e fedeli nella divinità di Allah. Xizor, benvenuto, bello, grazie. E praticamente, scoprendo questa cosa, lo stesso Nessim Hefti, ovvero questo Ulama, ha chiesto agli investigatori in questione di supportare gli Ulama nella protezione dell'oggetto della cintura di Nitocris. Loro hanno accettato e dopo aver trascorso svariate ore all'interno di questo sotterraneo, sta canzone salta, non ho capito se è Roll20 che fa schifo, se qualcuno sa perché Roll20 salta, perché magari sono problemi di Roll20, me lo dica. Diversamente, come al solito, problemi. E nelle profondità di questo luogo, o sepolcro, dove è custodita la cintura di Nitocris, niente Roll20, ragazzi, hanno atteso fino a quando, d'un tratto, per la gioia dei presenti, non si è venuta a verificare la seguente. Si è manifestato, per la gioia di tutti, un orrore, hunting horror, orrido persecutore, non mi veniva in italiano il nome. Guarda, è proprio brutto. Non è questo, ovviamente. Quindi abbiamo lasciato. Sì. Abbiamo lasciato. Ah, certo, è che l'ho scritto in inglese. E abbiamo lasciato quindi la sessione in questo momento a dir poco topico. Ovvero l'orrido persecutore attacca la moschea di Ibn Tulun. Lo piazzo qui, bello bello. Loro sono gli spadaccini. Minchia. Fresco come una rosa, guarda, guarda in che, forma smagliante. Che guarda gioia. Che... E ci siamo fermati proprio qui. Verrebbe di porre una domanda a François, ma neanche io lo ricordo, quindi dubito che lei lo ricordi. Ma io non lo vedo, morso. Ma io lo faccio, la faccio lo stesso. La domanda, per caso, François, ti ricordi quanti punti sanità hai perso la prima volta che hai incontrato questo simpatico mostrazzo? Ma si deve andare a ricordare la sessione. Ma infatti non me lo ricordo neanche. Guarda, io, era semplicemente per... Io ho letto il labiale, mi sembrava che avesse detto no. Ok. Secondo me ha detto no. Secondo me anche ha detto no. Guarda, ha promesso di fare una sessione di corsa travestito da Tauriel. Il mastro non mi pare di aver mai promesso questa cosa. Comunque, dicevamo, quindi si verifica l'apparizione da parte di questa creatura ed è proprio da qui che riprenderemo a giocare. Fatemi un secondo, no, stoppare ragazzi, colpi di spade e queste altre cazzate che ci saranno sicuramente. Colpi sciabola, ecco, gunshot, colpi di spada, horror bites.
Allora, ragazzi, vi trovate all'interno di questa struttura, questa specie di sotterraneo. Siete in compagnia di questi ulama, di questi sei ulama. Quando all'improvviso, come vi ho detto l'ultima volta, di fronte a voi si manifesta questa entità mostruosa. Inutile dire che tutti all'interno della stanza urlano di fronte all'apparizione di questo mostro gigantesco. La sua dimensione è veramente impressionante. La luce delle lanterne ad olio poggiate in vari punti della stanza illumina parzialmente lo scenario, e parte di questa luminosità di fuoco di queste lanterne sembra quasi venir riflessa dalla parte viscida e grassa della sua pelle. Gli ulama si lanciano immediatamente nell'assalto contro la creatura. E voi mi fate tutti un bellissimo test di sanità. Si inizia proprio da Dio. Subito. Taglia così! Taglia! Taglia così! Tutti superati, tutti successi. Ragazzi, ormai questa non se ne sente più ste cose. Allora, io innanzitutto vi chiedo di fare una cosa. Magari ricordatemelo quando finirà il fight, se sarete ancora vivi. Di segnarvi quanti punti sanità perdete ogni volta che incontrate una creatura di Cthulhu. Perché vi dico questo? Perché l'orrido persecutore, facciamo l'esempio in questione, toglie al massimo un di 10 di sanità. Quindi se voi, incontrandone uno, doveste perdere 6 punti sanità, potete perderne soltanto altri 4 a causa di questa creatura, ok? Tipo perché non siamo più stupidi dal vederlo. Perché ormai in qualche modo avete razionalizzato l'esistenza di questo mostro, ok? Comunque, torniamo a noi. Se incontri Cthulhu ne perdi un di 100, ne perdi 90, ne incontri la seconda volta Cthulhu ne perdi altri 10. Credo che i punti di sanità contro Cthulhu siano l'ultimo dei problemi, perché probabilmente guardandoti esploderesti, quindi cose. Comunque, andiamo a noi. Ragazzuoli, la creatura, le ali della creatura sbattono sempre di più. E tutti voi ve la ritrovate di fronte. Gli ulama si alzano in piedi. Alcuni di loro estraggono delle scimitarre e all'urlo, urlando in arabo, l'unica parola che riuscite a capire è Allah, si lanciano per arrestare questa creatura, mentre alle loro spalle c'è questa specie di altare protetto, dove all'interno c'è questo strano oggetto di ferro, sembra una fascia, intarsiato con dei gioielli. Posso fare una domanda? La cintura di Nitocris è protetta in qualche teca o cose del genere? C'è una teca, c'è una specie di teca. No, è un piedistallo è all'interno di una teca. Perché è molto importante questa cosa. Allora, ragazzi, adesso mi descriverete quello che farete, ognuno di voi. Vedendo questa creatura, ognuno di voi avrà una reazione diversa. Nessuno di voi sarà scosso al punto di dover in qualche modo perdere il controllo, ok? Per Martin ne hai sentito soltanto parlare, così come anche Hilton. Finalmente ti ritrovi davanti questa creatura di cui François ti ha parlato in quell'occasione in cui il dottor Dibden, Arthur Dibden e il professor Johan Brown sono morti tra atroci sofferenze. Quindi, ragazzi, ditemi cosa fate. Iniziamo da te, Hilton. Ok, io subito faccio un passo indietro cercando di colmare, di dare un po' più di gap di distanza dalla creatura. Estraggo subito la pistola e la prima cosa che faccio è prendere il mio portafoglio e sfregarlo un po', come se stessi indirettamente sfregando la foto di Millie, anche se non la tengo realmente in mano, ma ho il portafoglio tra le mani. E la prima cosa che faccio è puntare proprio la pistola verso questa creatura. Gli dico: non di nuovo, non di nuovo. E
passo. Vai. Cerchi conforto nel pensiero di tua moglie. Prendi la pistola e ti prepari ad agire. François, cosa farai? E questa volta tengo saldamente la macchina fotografica in mano. Faccio un passo indietro e scatto una fotografia. Ok. È la cosa che mi interessa. Immortalarlo momentaneamente è la cosa che mi interessa di più. Ok, partiamo dal ditemi cosa vorreste fare, ok? Non l'azione conclusa, perché ora vi dico cosa dovete fare per arrivare a quella a quella cosa. Quindi il tuo intento è fare una fotografia. Perfetto. Sì. Martin. Allora, io vorrei vedere, oltre a prendere la pistola subito con la mano, con la mano destra, la mia mano giusta, vorrei vedere se nelle pareti, visto il posto in cui siamo, credo sia illuminato con qualche torcia, qualche cosa tipo il bastone col fuoco da sopra, va, come si chiama. Ne vorrei prendere tipo una dalle pareti da tenere nell'altra mano. Nel caso il mostro si avvicini troppo, tipo non funziona la pistola, gli spado quello in faccia, cioè fuoco, va, cosa, se ce l'ho portata di mano. O se ce lo vedo, se nelle pareti è vicino a me questo elemento. Non ti sento. Ok, dico. Allora, l'ordine di iniziativa cambia, perché chi estrae un'arma da fuoco guadagna 50 punti all'iniziativa, quindi l'iniziativa al momento è di... Questo cos'è? Eccolo qua, perfetto. Quindi iniziativa 115, Hilton, sarai il primo ad agire. Sì. La prima cosa che faccio è sparare un colpo alla creatura, cercando di mirare ovviamente alla testa. Ok, vai, vado. Tiro per colpire. Hard. Ok, tirami anche il danno. Yes. Dai. Prendi la mira. La mano è ferma. Il colpo esplode. Violentemente il colpo si abbatte sulla creatura. Sei certo di averla colpita? Ma rimani stupito dal fatto che nel momento in cui il tuo sparo echeggia nella stanza, in qualche modo il colpo sembra non sortire alcun effetto su di lei. La creatura continua a muoversi con una rapidità e una movenza mista tra disgusto e terrore. Se in qualche modo doveste dare un'immagine alla paura, sarebbe questa. François, ti prendi la macchina fotografica e cerchi di scattare una foto. Avrai un dado di penalità per la scarsa luminosità. Vai. Art and Craft Photography. Dai. I detti mostri che hanno l'armatura. Non ce la faccio. Ok. Bene. Ok. Scatti una foto. Speri di essere riuscito a catturare la mostruosità in questione. Davanti a voi, poco dopo che il tuo scatto fotografico parte, il gruppo di sei ulama si lancia contro la creatura. Vari fendenti vengono lanciati contro la creatura, alcuni di questi riescono a colpire, altri invece sembrano quasi rimbalzare sulla pelle dura del mostro, che con le sue movenze e con la sua mastodontica mole li respinge quasi come farebbe un serpente contro un ramoscello. Alcuni di loro cadono a terra, altri invece continuano a combattere. Tra loro Nessim Hefti, armato di scimitarra, si lancia contro la bestia e la affronta, mentre in arabo sembra quasi intonare una preghiera. Poi la creatura a sua volta prova a colpire uno dei cultisti. Mentre alcuni di questi vengono buttati a terra, un altro
gli si avvicina le fauci, le spalanca e la sua testa viene recisa di netto con un solo colpo. Vedete il corpo di questo ulama che sta lì in piedi con la scimitarra ancora stretta tra le dita e ancor prima di essere sollevato di 20 centimetri da terra la sua testa viene staccata di netto dal corpo e il corpo crolla a terra. Poi la belva lancia un urlo, quasi come a voler provare ad intimidire le creature che ha di fronte. Martin, tocca a te. Io mi rendo conto dai colpi che assestano questi qua che il corpo di questo mostro è tangibile. O le spade gli passano tipo attraverso nel fumo nero. No, alcune spade sembrano essere riuscite ad andare a segno. In qualche punto preciso del corpo? Non hai attenzionato questa cosa. Loro considera che sono esattamente come nell'immagine. Sono tutti accalcati contro di lui. Quindi non mi rendo conto di questa cosa, ok. No. Allora, come ho detto prima rapidamente, vedo se ha portata di mano una cosa di quella che dicevo io, questa torcia fiaccola. Ok. La prendo una. Con la mano opposta a quella in cui ho la pistola. Ok. Io sono già accanto a François fisicamente. Sono vicino a lei. No, lei ha fatto qualche passo indietro per cercare di scattare meglio la foto e prendere tutto. L'importante è che io sia tra il mostro e François. Ok. Lei è abbastanza distante in questo momento dalla belva. Ok. Se ho ancora azioni, prendo la pistola. Prendo la mira, però mi assicuro che ho la visuale libera. Cioè, se tra me e il mostro non c'è nessuno lama, e allora sparo. Magari in qualche parte del mostro più in alto degli ulama. Allora, davanti se no, ai se tutta davanti, la sua figura è coperta, non sparo. Ti spiego, davanti a loro, davanti al mostro ci sono gli ulama, ok? Quindi la tua linea di tiro non è propriamente pulita. Potresti, se vuoi, se non vuoi rischiare, potresti usare questo round per prendere la mira che ti darebbe un dado di vantaggio al prossimo colpo. Ok, lo uso per prendere la mira perché non voglio rischiare che il colpo finisca su un ulama, che è probabile visto che sono tutti davanti. Okay, ok. E mentre prendo la mira e capisco che non c'è la linea di tiro, dannazione, non posso sparare, sono tutti davanti. Ok. E lui nuovamente si lancia in un assalto con la sua coda, buttandone a terra tre. Non sembra aver ucciso i tre ulama, anche se uno di questi, con la brutalità del colpo di coda, viene lanciato contro una delle pareti e sentite un crack. Al momento non si muove. Gli altri due invece atterrano su un piccolo tavolo di legno che sembra ammortizzare la loro caduta e si rialzano poco dopo, iniziano di nuovo a muoversi. Tocca nuovamente a te, Hilton. Ok, vedo che il colpo di spada degli ulama hanno avuto efficacia rispetto non al non riesce a capirlo. Ok, mi sposto, cerco di mettermi più vicino a François, ok, dove lei ha sparato il colpo di flash, e provo a risparare un colpo di pistola. L'unica cosa che posso fare. Vado? Vai. No. Ok. Il combattimento è troppo frenetico. Cerchi di prendere la mira. Mentre stai cercando di mirare, gli ulama cominciano ad andare davanti alla tua visuale. Hai troppa paura di colpire uno di loro. Spari il colpo. Il colpo in qualche modo sembra colpire l'ala della creatura, ma anche in questo caso la luminosità delle torce fa vedere il proiettile quasi che per un secondo si arresta impattando contro l'ala del mostro e poi poco dopo cade a terra schiacciato come se tu avessi sparato contro un muro. La sua pelle sembra molto resistente. Dannazione, vai giù stupida creatura. E mi nervosisco dopo questo colpo mancato. François, tocca di nuovo a te. Estrarre l'arma vale un'azione?
Dipende cosa vuoi fare. Dimmi cosa vuoi fare e ti dico. Prendere la mia pistola e provare a sparare un colpo. Ok, quindi la Derringer, quella che c'hai nascosta. Ok. Estrai rapidamente la tua pistola e spari. Cosa devo tirare per sparare? Dovresti avere nella parte principale della scheda, in basso, Derringer 25. Basta che prendi la percentuale e la trascini nel combat trigger contro il mostro. Lo tiri due volte. Io qua non vedo una mappa. Ok. Te la dirò io. 28. Bat trigger, dove si... Però qua ho 20. Eh sì, 28, infatti non va a segno il colpo. No, non... Prendi la mira, sai di avere l'ultimo... Cioè, sai di avere un colpo solo. La pistola che stai utilizzando, la Derringer, è una pistola da difesa personale. Ha soltanto un colpo, dopodiché deve essere ricaricata. Inoltre, la gittata del colpo è un metro. Quindi... ti avvicinerai un po'. Martin, vedi che ti supera tanto quanto basta per provare a sparare da vicino. Spara un colpo. Non ti sembra di vedere nessuna reazione nella creatura. Dopodiché François immediatamente arretra, allontanandosi dalla portata del mostro, il quale a sua volta agisce. Si lancia nuovamente contro uno degli ulama. Tiro il danno. Ma questi tizi non schivano mai. Non riescono mai a schivare. Ti pare facile? No. Allora. Ok. Un altro degli ulama viene brutalmente tranciato in due. François, tu hai come l'impressione di rivedere esattamente quello che è accaduto ad Arthur e a Johan. Per lui, per questa creatura, gli esseri umani sembrano foglie. Ogni morso nel quale si lancia, ogni qualvolta riesce ad andare a segno, una delle persone che per decenni ha protetto questo luogo muore. Dopodiché prova con la sua coda di nuovo. Un altro degli ulama viene avvolto dalla coda e mentre lo avvolge capite quali saranno le sue intenzioni. Lo tiene stretto, spostando il suo corpo con movimenti ipnotici in maniera tale da portare la sua bocca all'altezza della testa affinché nella sua prossima possibilità anche quest'altro verrà divorato. Martin. Ah no, aspetta, devo far attaccare prima i tizi. Oh. Da notare che lui nel frattempo tranquillamente sta bevendo che cosa? Combatte. Che cosa? Ok. Martin, no, è una tisana al finocchietto, perché ho mangiato gli gnocchi e voglio evitare di stare male, so. Ok, Martin. Ok, io ora che sono sicuro che ho preso la mira... Hai un dado di vantaggio. Ok, ma quanti ne sono rimasti un lama tra me e il mostro ora? Quattro, no, tre. No. Tre ulama, tra cui Nessie, Mefti e voi no, tre. No, tre. No, allora... Sparo quel colpo per cui ho preso la mira, quindi tiro con un dado bonus. Dai, yeah. Tiro. Ok. Ok. Success. 19, tiro il danno 1 di 10. Questo. Uff. Not bad. Not bad. Il colpo viene sparato dal tuo revolver. La creatura emette un urlo che sembra un misto tra dolore e altro. Non sei sicuro che sia dovuto al tuo colpo. Fatto sta che la creatura inizia a muoversi facendo dei movimenti improvvisi e urlando. Sembra quasi una donna che urla.
l'odore che iniziate a sentire adesso che iniziate ad abituarvi alla presenza di questa creatura, sono passati pochi secondi e nel giro di pochi secondi tre vite sono state già spezzate. L'odore sembra plastica bruciata, mentre il verso sembra quello di una donna che urla, anche se il colore della sua pelle sembra quello di un rettile e le sue ali quelle di un gigantesco pipistrello. Non c'è niente di normale in quello che state vedendo, sembra un miscuglio di cose che tra loro non hanno nessuna correlazione, eppure fanno tutte parte di questa creatura. Gli occhi gialli del mostro sembrano quasi illuminarsi poco prima che questo stesso nuovamente si prepari ad attaccare. Hilton. Io chi vedo più in pericolo tra François e Martin a livello di vicinanza al mostro? Martin. François ha indietreggiato. Ok, allora io mi sposto leggermente in linea di visuale, quasi come se c'è qualcuno che il mostro deve attaccare, quello sono io. E punto la pistola e sparo. Vai. Due hard. Ok, tira il danno. 7. Il colpo viene sparato contro la creatura. Ancora una volta, Hilton. Fammi un test di spotted. Sì. Solo lui. Anche voi due. Regular success. Mi serve hard però. Ti serve hard. Difficile hard. Oh, dai, tre. François. A François non sfugge, dai, il dettaglio. François, colorati intanto spot hidden se non ce l'hai segnato. Dopo quest'ennesimo colpo hai la certezza che, salvo che un colpo venga messo a segno veramente veramente bene, è questo. I proiettili sembrano fargli il solletico. Hai visto proprio il proiettile rimbalzare, colpirlo in pieno e rimbalzare. Forse in una delle parti molle, tipo all'interno della bocca, gli occhi o qualche altro punto specifico, ma finora i proiettili che avete sparato sembrano non fargli minimamente impressione. Oppure hai fatto 7 danni. Cioè. I colpi di spade invece? Presenta delle ferite da taglio. Dai, è il momento di andare in mischia. Forza. Moriamo in 3 secondi. E userò la mia azione per dirlo a loro e proverò a guardarmi attorno per cercare di prendere una delle spade. Ok. Diglielo. Cosa dici? Mi volto di scatto verso sia Martin che Hilton. Non serve a niente. E poi, appena afferro la spada, li riguardo e tagli. Ok, François si lancia a terra, quasi scivolando sul pavimento polveroso. Si lancia verso il corpo di uno degli ulama che è stato brutalmente lanciato contro il muro ed è distante dalla creatura. Afferra una scimitarra. Non si è abituato ad usare armi del genere. François è molto pesante, riesce a tenerla con 2 mani e ti rialzi. Nel frattempo lui, che ancora stringeva quel povero ulama tra la coda, si lancia nel suo assalto e anche questa volta un'altra testa viene staccata di netto dal corpo. Un fiotto di sangue esce e inizia a ricoprire dapprima il corpo, poi inizia a modellarsi sulla pelle lucida del mostro, che non appena si rende conto che la vita ha abbandonato quel corpo, lo lascia cadere. Quasi come se avesse lasciato cadere una bambola di pezza del quale si è stancato. Poi nuovamente un altro colpo di coda. Aia. Aia. Ok, ragazzi. Nessim ci saluta? Nessim vi saluta fortissimo. Allora è un D6 più 3 di 6 danni. 6 con il dado. Ha fatto il critico, raga, sicuramente. Ok. Il mostro
si alza quasi in piedi, nonostante sia sospeso in aria, mentre le pesanti ali continuano a sostenerlo. La coda sparisce dalla luce delle torce un istante. Poi, rapidamente, come un colpo di frusta, colpisce Nessim, che viene lanciato all'indietro, sbatte contro il supporto della cintura di Nitocris e sentite il crack della sua schiena andare in pezzi. Nessim cade col volto rivolto a terra e prima di esalare l'ultimo respiro alza la testa, guarda Hilton e Martin, vi è passato davanti, vi è passato in mezzo, l'avete visto proprio schiantarsi, vi voltate un secondo a guardarlo, vi guarda con le ultime forze prima che la sua vita lo abbandoni, solleva il braccio con in mano la spada e cade senza neanche riuscire a dire la sua ultima parola. Martin. Ok. Franzo, adesso quanto è distante dal mostro? Anzi, vicina. 3 metri. E quanti ulama sono rimasti? 2. Combattendo? 2. E lei è in mezzo a quegli ulama, praticamente. No, gli ulama sono in mischia, lei è a 3 metri. Ok, quindi un po' dietro. E come si chiama quello là che è appena morto? Dove si trova? Nessim Hefti, 1,5 metri dietro di voi. Vi è morto proprio accanto. Vicino a dove ci sono, dove stanno combattendo gli ulama, c'è qualche corpo a terra e qualche scimitarra? Ah, i Nessim dietro la schiena. Ma io dico vicino a dove c'è gli ulama ora, di quelli in vita ancora. Sì, quelli che sono stati brutalmente uccisi hanno ovviamente lasciato le armi a terra. Perfetto, corro verso avanti, in quella direzione, non devo perdere tempo. Ok. Cosa vuoi fare? In quella direzione, praticamente arrivare dove ci sono, dove c'è una spada, e appena sono praticamente dove, per aver preso una spada, credo di essere abbastanza vicino al mostro, perché comunque è dove sono stati ammazzati quelli. Sì. Gli voglio fare una sventagliata, cioè i 3 colpi tipo tatatà, come si chiama? Raffica. La raffica. Ah, con la pistola. Sì, raffica. Cioè, il mio turno è questo. Arrivo dove c'è la spada, raffica e tiro la pistola via. Gliela tiro addosso. Ok. Devi tirare con... devi tirare 3 volte. Sì. La il prima primo... 1, la seconda penalità, bravo, e la seconda proprio penalità. Bravo. La prima attacco normale, la seconda con 1 penalità e il terzo con 2 penalità. Ok. Allora, tiro il primo. Ti ricorda per la tizia. Segno. Ma tira handgun, però. Sì. Ah, vero, handgun, hai ragione. Uno con una penalità. Prima tiri 3 colpi e poi 3 danni. Prima tiri 3 colpi, sì. Ok, va bene. Quindi questo è il secondo. Bomba. Bello. Extreme. Extreme. Minchia, no, aspetta, culo. Bro. Aspetta, ah, no, no, fermo. Ho fatto più 1B. Questo è 91. Conta 91. Ok. Conta 91, sbagliato. Mi pareva troppo impossibile. E ora quello con 2P devo tirare. È 92. Martin scatti in avanti, lo vedete tutti. E con la sua pistola ancora in mano, ancora ha sparato 2 colpi, ne rimangono altri 4. Ma senza neanche pensarci, la pistola esplode 3 volte, 3 colpi in rapida successione. 1, 2, 3, tutti a susseguirsi. Il primo colpisce la creatura, gli altri 2, per via della corsa, per via della pistola che ha un minimo di rinculo, invece vanno completamente a vuoto. Arrivi quasi ai piedi della creatura, scivoli a terra, vai per apprendere una delle scimitarre. In questo momento ti trovi sotto il mostro, potresti anche essere colpito tu. Hilton, tu cosa fai? Ok. Ma aspetta, non ho tirato il danno di quel colpo comunque. Ah sì, hai ragione, tira. Se fai 8 magari fai un danno. Magari faccio un bel 10. Yes. Eccolo, proprio con lui. Anche questa volta il colpo sembra rimbalzare sulla creatura. E lo vedo bene questa cosa, okay, che sono molto vicino. Capisci che François stava parlando di quello. Ok. Hilton.
La prima cosa che faccio appena vedo Martin spingersi in avanti è: devi sempre fare l'eroe. Poso la pistola e estraggo il machete e vado verso Martin. Ok, vuoi provare a colpire la creatura? Sì. Ok. Hilton vale. Scatta in avanti e urlando con il machete in mano carica un colpo. Vai, prova a colpirlo. 1 critico. Proverò a schivare anche se la vedo brutta. Intanto io la prova la faccio. Vai, vai. Fallisce. Ok. Hilton. Vai. Ok. Sono i danni massimizzati più tira, critico. Tira, dovrebbe già farlo. Dovrebbe già farlo. Se tiri il danno, okay, dovrebbe già farlo. Speriamo, perché io sono 15 più, aspetta che c'è il bonus damage da tirare. No, già fatto. Perché c'ho... già fatto. Vedi, no, un dado sì, bonus, un D8 più dado bonus più imp, che sarebbe il critico, più 12, compa, che cazzo sei, Cthulhu, che sono più 12 alla forza. Ok. Bella moffa, bravo. Hilton, bravo. Ti lanci contro la creatura. La creatura sta spalancando le fauci per divorare un altro lama quando arrivi tu, violentissimo, armato di macete, ti lanci contro la creatura e laceri la sua pelle fino ad infilzare in profondità il tuo macete. La mano sinistra si sposta a sorreggere l'elsa del macete e con la destra affondi la lama nella sua carne. La creatura lancia un urlo che poi sembra quasi diventare una sorta di risata isterica. Dopodiché, quando faccio entrare la lama, dico: ti piace questa, vero? E continua a spingere ancora più dentro il macete. Dopo aver infilzato la creatura con forza e aver dimostrato la tua forza, il macete affonda nella sua carne e qualche secondo dopo la creatura stessa svanisce, lasciando dietro di sé del fumo e lasciandovi da soli all'interno della stanza, circondati di corpi. Mamma mia, non mi sfidare mai più, Luta. GG. Il colpo è stato massiccio e siete stati anche ovviamente fortunati. Che uno, mamma mia, quell'uno. La creatura svanisce. Sangue ovunque. I vostri passi non possono fare a meno di calpestarlo, tanto ce n'è. Inoltre la luce e lo scoppiettio delle lanterne ad olio sembra essere rimasto l'unico suono che si alterna con i vostri respiri affannati. Gli ulama corrono, ognuno di loro, gli ultimi due, iniziano a correre dai loro compagni, ovviamente accertandosi della loro condizione. La stanza, nel giro di saranno passati 30 secondi, è diventato un mattatoio. Uno degli ulama guarda indietro e dice qualcosa in arabo. Non riuscite a capire cosa vi sta dicendo. Poi si avvicina verso l'altare dove è custodita la cintura di Nitocris, la cui teca è andata in frantumi nel momento in cui Nessim è stato schiantato contro la torre. La pesante porta che separa l'inizio del corridoio che conduce alla scalinata di questa stanza si apre. Sentite il rumore sordo del chiavistello e si apre. Dei passi in corsa vengono nella vostra direzione. Mi giro subito mettendomi in guardia. Non vedo nessuno. Il macete che ti è rimasto in mano è sporco di liquido, non sembra sangue. Poco dopo
l'uomo con cui avete parlato, il vostro interlocutore, prima di scendere qua sotto, ovvero il Nazir Ahmed al-Dahabi, scende rapidamente. Il suo volto impallidisce alla vista di quanto accaduto. I corpi martoriati e privi di testa per alcuni, e nel caso di uno di loro, anche metà busto è stato tranciato via. L'uomo vi guarda. Che cosa diavolo è successo qui? È arrivata una creatura. Qualcosa di indecifrabile da lamento. Fatto questo. Fortunatamente siamo riusciti a scacciarla. Si guarda attorno. Dov'è adesso? Dov'è la creatura di cui parli? Io faccio no con la testa mentre fa così. Tipo. Uno degli ulama si alza e iniziano a parlare in arabo. Lui passa la testa, poi si porta una mano sul volto. E risponde. Vedendo che voi non capite, si rivolge anche a voi. Voi avete salvato questo posto. Ciò che avete detto è vero. Sì. Mentre lui parla, io mi avvicino da François senza dire niente. Mentre lui dice queste parole, io mollo tutto quello a terra e mi avvicino a François. Io guardo il tizio. Te l'avevamo detto che saremmo stati a combattere un nemico comune. Avevi ancora dubbi? L'uomo sembra non credere a quello che sta vedendo. Tutto questo è strano. Com'è possibile? Non lo so, ma penso che la prima cosa da fare sia lodare l'anima di questi uomini che hanno dato tutto per questa causa. Di certo non lasciarli a morire qui dentro senza testa. Lo guardo dritto negli occhi, questa cosa mi è molto a cuore. L'uomo sembra incredulo, non riesce a spiegarsi, ovviamente anche voi la prima volta che avete avuto occasione di venire a contatto con queste creature, siete rimasti praticamente sconvolti da quello che avete visto. Anche per voi questa cosa non ha senso, eppure, oltre François, la quale non aveva mai visto così da vicino la creatura, anche voi iniziate a realizzare ciò che è successo. L'uomo, continuando a parlare in arabo con gli altri ulama, con i pochi sopravvissuti, si avvicinano a Nessim. Poi l'uomo, mentre voi vi state avvicinando, state parlando, se volete dire qualcos'altro mentre siete tutti e tre, fate pure. Ok, io in questo momento sono... Ma quando io ho dato il colpo alla creatura, ora a terra c'è del liquido o qualcosa? Oppure semplicemente tipo evaporata? La creatura. La creatura sembra essere svanita in un colpo di fumo. Ok, a terra quindi non c'è il liquido? No. Ok. Io mi avvicino allora e l'unica cosa che faccio è, dopo aver posato il macete nella custodia, e passarmi la mano in testa e cercando di calmarmi un po', perché in questo momento sono pieno di adrenalina, pienissimo di adrenalina, tremo, sto sudando freddo e probabilmente questo impeto di coraggio che ho avuto è stato per due motivi. Il primo, per non morire. Il secondo, per non vedere i miei compagni. E quindi poi vado lì e mi scuoto la testa, respiro affannamente, in modo affannoso, perché sto veramente pieno di adrenalina. Ok,
Ok. L'uomo poco dopo si avvicina da voi. Cosa suggerite di fare adesso? Cosa facciamo con la cintura? Di certo non è farla rimanere qui la cosa migliore. Bisogna spostarla. Non può rimanere qui, questo covo è già stato scovato. Sanno che sono qui, sanno che è qui. E ora abbiamo 4 persone in meno a combattere queste creature. Possiamo essere stati fortunati una volta, ma lo saremmo 2. L'uomo ti guarda, sembra soffermarsi un attimo per riflettere. Quindi dove dovremmo portarla adesso? Non ho la più pallida idea. Ma ci sarebbe una seconda alternativa. Quale? Distruggerla. Più volte Nessim e Yulama hanno cercato di eliminare, distruggere questo oggetto, ma non hanno mai avuto fortuna. Dunque è anche indistruttibile. Non sappiamo di cosa sia fatto. Di certo non possiamo portarla da qualche parte. Mi giro e guardo Marti. E gli sussurro. Se la portassimo dal dottor Adikafur o da Nigel. Sono le persone che penso che... di cui possiamo fidarci di più. Nigel è un agente dell'FBI. Di certo saprà aiutarci in qualche modo. Uno degli uomini ti interrompe, toccandoti la spalla. Ti senti toccare la spalla, Hilton? Ok, mi giro. Ti guarda e ti dice: Al-Ghairib al-Basit, Saif Akmallah! E ti porge la spada di Nessim. Vedendo la tua confusione, l'uomo, il Nazir ti guarda e dice: ha detto che tu sei un uomo valoroso e che la spada di Nessim dovresti portarla tu. Lo guardo e prendo la spada un po' confuso, un po' tanto in realtà. La prendo, le mie mani tremano, appoggio la mano sul lezzo della spada, ci passo un po' il pollice sopra. È macchiata di sangue, di quella strana cosa. Sì. Cercando anche di quasi passare il dito lentamente sul filo della lama. Molto la lento. Prendo. La prendo. E gli faccio un segno di capo e dico grazie. In arabo penso che almeno grazie io sappia come dirlo. Traduce il Nazir. Ok. E gli dico: cercherò di portare le memorie di quell'uomo con me. E me la tolgo il macete dal... Ha un fodero questa scimitarra? Sì. Ce l'ha alla vita. Allora ok. Ma una cosa, in Egitto non è tipo usuale ogni tanto vedere qualcuno che cammina con la spada attaccata alla cintola? Queste spade tipo... Dipende. Ci può essere... Allora, considera che sono gli anni 20, non siamo nel Medioevo. Sì. Quindi comunque le forze armate magari girano armati di armi da fuoco. È raro vedere qualcuno con la scimitarra, però ciò non toglie che ci sono persone che magari la portano avvolta in un telo come fosse un oggetto da esposizione o di collezione. Ornamento. Ornamentale. Ce l'aveva pure Farasi, ce l'aveva nella bottega. Però ce l'aveva attaccata dentro la bottega, chiaro. L'uomo, mentre si allontana... Vai, dimmi.
prendo anche il cinturino di Nessim, lo sfilo delicatamente dal suo corpo e gli faccio un mini inchino con la testa porgendogli i miei ossequi. Lego la cintura alla mia vita, ci metto la scimitarra e tiro un grosso sospiro perché adesso ho ancora più responsabilità, perché è un peso che comunque si va ad aggiungere a quello che è questa storia. Adesso devo portare anche l'eredità di questo tizio. Comunque non l'ho scelto, ma è la cosa giusta da fare. I due uomini, i due ulama ancora vivi, uno dopo l'altro, ti dicono la quad anqua datna, la quad anqua natna, e ti fanno sempre degli inchini, mentre il Nazir dice: sì, tutti voi lo avete fatto, ci avete salvato e avete salvato questo oggetto, forse dovreste prenderlo voi, darlo a qualcuno che voi reputate possa proteggere. Io ho un paio di idee. Fuori è notte o fuori è giorno? Non ne avete idea, siete scesi qua parecchie ore fa, se vi ricordate, non si vedeva niente. Morgan, me la metti tu la macro della scimitarra di Nessim? Sì. Bell'arma, bella roba questa, no? Potremmo portarla al dottor Alicafurro oppure a Nigel, e guardo François e Marty. Penso siano le persone più... Possiamo giusto farla vedere ad Alicafur, ma quello è un dannato museo, non credo che sia abbastanza... Non parlo del museo, infatti. Dovremmo parlarne più con Nigel che con Ali, infatti, ma forse anche con entrambi. Penso che dovremmo parlare con Nigel, magari informare di questo artefatto anche il dottor Kafur, ma credo che sia meglio in mano ai servizi segreti, del resto. Sì, sì, certo. Una domanda. Ma con quella disgrazia che è capita da François, cioè il fatto che sei in situazioni stressanti e tutto il resto, adesso come sta agendo? Come devo... L'aver eliminato questa cosa ti dà una sensazione di sollievo. Ok. Temporaneo. Ma ti senti un pelino più sicura. Avete eliminato una creatura che ha tormentato, sì, anche le tue notti per tanto tempo. E in qualche modo l'hai vista fuggire, sparire. È scomparsa esattamente come quando l'avete investita la prima volta. Non è rimasto granché di lei. Com'è François? Io guardo François, com'è in questo momento? Come la vedo? Come la, un po' assente. Come cosa percepisco? Però pensierosa. E mentre voi state parlando, io ho poggiato la scimitarra a terra, mi ci sono poggiata con il gomito e sto passando una mano sul viso e tra i capelli, e ho lo sguardo assente, sto pensando ad altro. Ma sei tipo cioè in ginocchio? Sono poggiata con il gomito sulla scimitarra, lievemente piegata in avanti. Ah, ok, tipo così. Capito. E allora io mi avvicino a François, e mi avvicino al suo orecchio, le metto una mano sulla spalla, non intorno alla spalla, sulla spalla, e mi avvicino tipo dicendogli qualcosa all'orecchio, e quando sono abbastanza vicino perché mi possa sentire solo lei, gli sussurro all'orecchio: non questa volta. Stavolta ci siamo qui noi. Puoi stare tranquillo. Sto fermandomi un attimo per vedere se ha qualche reazione. Mi volto lievemente verso di te e poi torno a guardare avanti. A posto, niente. Gli levo la mano tranquillamente. Io
Morgan, una domanda. Ma quindi la scimitarra ha un percentuale diverso dal brullo del macete? Sono due abilità Certo, diverse? certo. La Ok, perché c'è spada. tecnica nella scimitarra, giustamente. La spada considera che utilizza, se non sbaglio, Fighting Sword. A me è brawl col macete. Sì, perché il macete è un'arma Grezza. diversa, è un coltellaccio. Minchia, che coltello. Eh sì. Comunque vedo che a differenza delle altre, magari non ne so molto di spade, però è particolarmente tagliente il filo della lama. Ok. Comunque mi avvicino anch'io ai due, a Martin e a François. Se Martin è ancora lì, comunque, anche se è successo lo François, mi avvicino a lei. Sono entrambi lì. Sì, sono Ragazzi. accanto a te. Ok, mi avvicino a loro e faccio. Dovremmo parlarne con Nat. Sì, assolutamente sì. Aspetterei che sia giorno per uscire. Vado, chiamo, come si chiama? Si chiama Nessim. No, È morto. Nessim è quello che è morto. C'ho pure la Ahmed. spada. Ahmed, Nazi. sai dirci che ore sono fuori attualmente? Che ore sono e basta. È sera adesso. Potremmo riposare in qualche stanza che avete qui e magari andare via domani mattina con la reliquia. È meglio muoversi col giorno, non vorrei che durante la notte succeda qualcosa di spiacevole. Sì. Magari François, tu puoi andare a riposare un po'. Io potrei dare, magari anche Hilton se vuole, potremmo dare una mano a ripulire tutto questo. Sono L'uomo stato visto altre volte scene del genere. Diciamo che ti ormai non ci guarda. penso neanche troppo. Dice: no, voi dovete andare via subito e portare questo oggetto al sicuro. Se è vero ciò che avete detto. Questo posto non lo è più. La moschea di Ibn Tulun potrebbe essere assalita di nuovo. Se è vero quello che dite, che un qualcuno conoscete che possa custodire l'artefatto, è giusto che voi agiate subito. Sì, non dobbiamo perdere altro tempo, Martin. Non sappiamo neanche se Nigel sia al giornale a quest'ora. È sera. Non Non lo abbiamo neanche un sappiamo. albergo dove stare. Che ore sono allora? Hai sentito? È sera. Sarà buio fuori. Dove troviamo un Sarà albergo a quest'ora? buio. Possiamo tentare la fortuna e andare al giornale. Poi dovremmo consegnare domani mattina perché in questo momento si potrebbe non essere lì. Sono due le opzioni, o tentare oppure aspettare l'indomani, ma anche se non credo che manderanno altri rinforzi. Penso che dopo questo assalto si calmeranno per un po'. Domani mattina andremo al giornale, consegneremo questa cosa a Nigel o comunque ne parleremo con lui. Ricordatevi che le migliori mani sono sempre le nostre, mai quelle degli altri. Solo di persone in cui ci possiamo fidare al 100%. Non che non mi fidi di lui, ma abbiamo gli occhi aperti. Dobbiamo avere gli occhi aperti per qualsiasi cosa ormai. Anche quando dormiamo, a quanto pare. Ok, quindi quale sarà la vostra prossima mossa? Riposare, dare una mano a sfrattare tutta sta roba e domani mattina presto, quando sappiamo che comunque il giornale ci siamo dati parecchio, quando sappiamo che è l'orario di apertura del giornale, noi andiamo là. Io almeno, cioè, cercheremo di ammacchiare quanto è più possibile la corona per farla sembrare un pacco normale, comunque cose del genere, e andare Vabbè, da ce lo Nigel. mettiamo pure in mezzo. Dovremmo avere una borsa con i Sì, vestiti perché eravamo andati via abbiamo dalla. uno zaino, eh sì. E quindi faremo questo. Questo sarà il nostro pattern. Sì. Ok. D'accordo.
aspetterete il passaggio della nottata. Poi nessuno di voi riuscirà a dormire. Se volete fare qualcosa durante la notte, ditelo, diversamente faccio passare il tempo. Io volevo ripulire tutto quello che è successo, dare una mano agli altri due, come si chiamano loro? Idem. Due ulama, perché dovranno ripulire tutto da quello schifo. Quindi vorrei spingere a François a riposarsi da qualche parte. Io vorrei dare una mano a loro. Sì, sì, anche io. Poi dopo che abbiamo finito tutto, farò un po' di esercizi, qualche flessione e poi andrò a dormire. Ok. Quando, in realtà quando mi dirà di andare a riposare non ci penserò due volte, farò cadere la scimitarra e seguirò chi di dovere. Ok, bene. Ok. Dopo aver dato una mano a ripulire tutto quello che avete trovato, la scena in cui si è abbattuta questa sventura, chi prima chi dopo riuscirete a trovare sonno, o meglio a cercare di dormire. Alcuni di voi dormiranno soltanto qualche minuto, ma è comprensibile visto quello che avete appena affrontato. Verrete svegliati l'indomani mattina con un rumore di metallo. Il cancello della che conduce qui sotto si aprirà. Sentirete diverse voci, il vocio di molte persone avvicinarsi sempre di più. Poi, poco dopo, all'interno del sotterraneo, entreranno degli uomini che non sono né ulama, né il Nazir, né tantomeno gli uomini della moschea di Ibn Tulun. Sono vestiti da agenti di polizia. Entrano all'interno della stanza e iniziano a dare un'occhiata. Si soffermano su di voi. Fatemi un test di Spot Hidden. Oh. 35 regular fallimento. Ok, ma scusa, e questi come hanno saputo di tutta questa storia? Non gli avrà detto. Sentendo una roba urlare in una maniera incredibile alle profondità della terra, probabilmente si sentiva anche fuori. Allora ragazzi, entreranno questi uomini all'interno del sotterraneo. François e Hilton. Quanti sono? 5. La loro carnagione e i loro vestiari, il loro vestiario da agenti, non vi desterà alcun sospetto sulla loro provenienza, tranne per una persona sola, che riuscirete a identificare come straniero. E proprio mentre questi uomini iniziano ad ispezionare la stanza, voi due lo sentirete parlare in francese. Ok. Che dici? Gli sentirete qualche parola, non riuscite a capire di che parla, ma riconoscerete l'accento francese. Ok. Comunque siete tutti svegli. Gli do uno sguardo e rispondo in francese. Tutto bene? Ti avvicini da lui? Sì. Ok. L'uomo ti guarda stranito non appena lo interroghi. Ti guarda e ti risponde in francese. Oui? E lei chi è, signorina? Cosa diavolo ci fa qua sotto? Anche io. Guardo Hilton.
Ok. Mi alzo e vengo verso di lei, vado verso di lei quando mi guarda. Già sto andando verso di lei. Abbiamo Alla parte. sentito dei rumori piuttosto forti provenire da qui. L'uomo vi guarda, si mette con le braccia conserte. Su via, signorina. Anche se qualcuno dovesse sentire dei rumori, sono certo che nessuno verrebbe in questa cantina soltanto perché ha sentito qualcosa. Non è un luogo facile da raggiungere, quello in cui ci Però quel troviamo. qualcuno probabilmente potrebbe non essere un bravo cittadino. Sembra voler non insistere. Guarda te, Hilton. E lei? Anche lei è un cittadino modello? Dei migliori, ma soprattutto lei chi è? E perché ci sta facendo queste domande? Mette la mano in tasca, esce fuori una specie di portafoglio e lo apre facendoti vedere una sorta di distintivo o qualcosa del genere. Dottor Emil Vobreux, consulente della polizia, mi occupo delle indagini dei reperti che vengono rinvenuti nelle scene del crimine o cose simili. Piuttosto, Ah, capito. questo comunque sappiate che ovviamente non è una cosa a cui io crederò facilmente, signori. Dovreste venire alla stazione di polizia. Forse è meglio che noi scambiamo qualche parola. Come preferite. Il signore è con voi? E fa un cenno verso Sì. Martin. Sì, Voglio è con sentire noi. anche lui. Ok, schiocco le dita e lo chiamo Edwin. Sei mutato. Appena mi chiami faccio. Che cosa vuole? Non ho capito chiaramente nulla dalla Ti vostra avvicini, conversazione. Martin, vedi un distintivo. Polizia francese. Vuole che scambiamo due parole con lui in commissariato. Si occupa di indagini dei reperti spariti sulla scena del crimine o cose del genere. Non ho capito Che cosa gli avete perfettamente. detto? Gli avete detto qualcosa? Assolutamente no. Abbiamo detto quello che è la verità. E semplicemente ci ha chiesto di scambiare due parole con e tu, secondo L'uomo vi me. guarda un po' confuso. Io guardo lui. Visto, ipotizzo che questo qua è francese, è in Sì? Egitto. Secondo me un po' di inglese questo lo dovrà parlare pure, perché non penso che ha imparato Esatto, l'egiziano e per non in questo due io ho parole l'inglese. parlato. Lo guardo. Parli anche tu inglese? Oui. Infatti ho capito quello che avete detto. E anche se credo che voi in qualche modo sappiate qualcosa in più di quello che mi state dicendo, credo che comunque ci sarà occasione di parlare. E allora, beh, Guardo. se dobbiamo farlo è inutile temporeggiare, no? Qui, sono d'accordo. Bene. Se seguitemi, mentre gli uomini della polizia del Cairo prenderanno ciò che è necessario reperire. Noi l'abbiamo messa. L'abbiamo nascosta la cintura, ovviamente. Sì. Chiama uno degli agenti, gli parla in francese. Questo qua fa cenno con la testa, dopodiché il dottore Emil dice: seguitelo, vi porterà alla sessione di polizia. Io devo fare un'ispezione in questo posto, devo vedere cosa diavolo è successo. Seguite Ah la beh, per gente? forza, Forza. Ok. non abbiamo altre possibilità. Seguite l'uomo. Uscite fuori dalla scalinata di Ibn Tulun. Lasciate la moschea di Ibn Tulun fino a quando non vi recate nuovamente verso il centro città, dove c'è vicino all'ambasciata. E lì l'uomo, la gente, dopo aver fatto strada per una buona parte delle strade del Cairo,
vi fa entrare, fa accomodare, poi anche lui in francese vi chiede gentilmente di attendere il ritorno del dottore Mill. Sì. Passerà una mezz'oretta, forse 40-45 minuti. Poi, nuovamente, degli uomini, degli agenti di polizia, accompagnati dal dottor Emile Vabreau, entreranno all'interno della stazione di polizia. Questi inizieranno a percorrere la stazione. Vedete che due di loro trasportano qualcosa. L'uomo si mette davanti a voi, apre la giacca, tiene aperta la giacca portandosi le mani sul fianco a una cravatta, vi guarda e dice: bene, signori, accomodatevi, e vi fa un gesto con la mano indicandovi la direzione da prendere. Vi fa accomodare all'interno di un ufficio. Ci sono due sedie, ne prende un'altra da fuori, dall'esterno, e la porta dentro. Dopodiché vi invita a sedervi, mentre lui resta in piedi e si mette dall'altra parte della scrivania. Vi guarda ed esordisce: dunque, signori, esattamente cosa ci fanno tre stranieri all'interno di una ex moschea, ma soprattutto in un luogo che a quanto pare non è, al quale a quanto pare non è concesso l'accesso a tutti? Sapete dirmi cosa diavolo è successo lì sotto? No. Ciò che in questo momento non capisco è perché lo stiate chiedendo a noi e non ai diretti interessati, agli osservatori della moschea o come si dica qui. Fammi un test di psicologia nella torre, François. Psicologia, come si dice, come lo dicono le mamme, psicologia. Allora, François, mamma mia, François, psicologia. Osservando quest'uomo capisci due cose: una aiuta l'altra, è di origine francese, e nel momento in cui tu dici questa cosa deduci una cosa: lui sa già cosa è successo, a lui l'hanno già raccontato, vuole sapere se voi gli direte cazzate oppure no. Lo guardo dopo che ho detto questa frase e mi riappoggio alla sedia. Ma ovviamente già lo avete fatto. Siete sveglia, signorina. Voglio sapere da voi che eravate lì e che a quanto pare avete partecipato alla strana incursione da parte di un serpente alato. Cosa diavolo è successo là sotto? Sta parlando francese? Sì. No, inglese, scusa. Lo guardo. Ah, ok. Lo guardo. La strana incursione di un serpente alato. Mi scusi, come agente, come devo riferirmi a lei? Lei è un agente? Okay. Non so qui cosa potrebbe essere agente, cosa si usa, capitano, roba del genere, come dovrei rivolgermi a lei? Signora? Sono un consulente, mi chiami dottor Emile. Strano che un dottore faccia degli interrogatori in caserma, ma va bene. Dottor Emile, se lei vedesse domani o stasera a casa sua sputtare un mostro e qualcuno le domandasse cosa è successo, saprebbe dare una spiegazione precisa del perché, del cosa e del come? Perché è questo che lei sta chiedendo a noi adesso: spiegarle cosa abbiamo visto di preciso, quando già sa che un mostro comparso dal nulla e volatilizzatosi nel nulla ha ucciso Dio solo sa quante persone. Cos'altro vorrebbe sentirsi dire?
qualche dettaglio? I due ulama rimasti vivi hanno raccontato che in qualche modo voi li avete salvati, gli avete dato una possibilità. Poi si volta verso Hilton e dice: e nel più specifico caso, a quanto pare è stato lei a scacciare la bestia. Siamo non mi hanno detto, non mi hanno voluto dire perché mai fossero lì, né tantomeno perché c'eravate anche voi. Ma se quello che mi direte sarà plausibile, è vero, potrei condividere delle informazioni. Del tipo? No. Non ho ancora ricevuto risposte, messie. Neanche noi. Ma sono io che lavoro per la polizia del Cairo, non voi. Quello che lei doveva sapere l'ha già saputo. Sa già tutto, o sbaglio? Non credo sia la domanda adatta. La domanda adatta, più che altro, è perché dovrebbe condividere questa informazione con noi? Anche. Perché voi avete visto. Eravate lì. Perché voi parlate bene la mia lingua. E non sono molto ferrato nell'arabo, ma gigantesco mostro alato, la cui pelle è fatta di pura paura, non mi aiuta a capire di che diavolo si tratta. Seriamente, verità e ciò che riteniamo verità hanno un confine molto labile. D'accordo. Aspetta, appena sospira. Se vuole dei dettagli su quel mostro. Era abbastanza grande, aveva bocca abbastanza grande da mangiare per intero almeno mezzo uomo. L'apertura alare è incredibile. Quanto poteva essere più o meno ad occhio, secondo Martin? 3 metri, se non sbaglio. Più o meno sì. Mi ricordo una cosa del genere. Almeno 3 metri. Una coda abbastanza lunga da avvolgere per intero almeno 3-4 volte un uomo e abbastanza forza da alzarlo in aria e tenerlo sospeso. Abbastanza da lasciarlo inerme. Abbastanza da lasciare inerme anche quegli uomini. E lei ha visto la mole di quegli uomini. Era completamente nero, avvolto da una sorta di fumo. E a tratti sembrava anche, trovo la parola più adatta per esprimere l'idea che ho in mente. E come si dice quando una cosa svanisce, tipo? Evanescente. A tratti quasi evanescente. Aveva, riusciva in un morso singolo a, sembrava che i suoi denti non sentissero neanche le ossa, come se scivolassero su del burro o dell'acqua addirittura. Come se si azzannassero il nulla, per quanto gli veniva facile. Questo è quanto. È spuntato dal terreno e nel terreno se n'è tornato dopo che il mio amico qui gli ha assestato un colpo di una delle loro spade raccolte. È molto forte, anche lui ha una mole importante. Magari ha colpito qualche punto particolarmente debole o qualche punto in cui effettivamente il mostro sentiva. È stata pura fortuna. Questo è quello che abbiamo visto e questo è quello che sappiamo, dottore. Quindi va adesso bene. Se vuole condividere informazioni con noi, può farlo. Se non vuole, non sapremmo cosa dire. Anzi, è tanto che... Ah, un attimo. Quando è stato colpito?
quando è stato colpito il suo urlo sembrava forse è soltanto pura immaginazione, la mente non ragiona bene in questi momenti, ma sembrava come l'urlo di una donna e l'aria era satura di come plastica bruciata. Esatto, la stessa sensazione che ho avuto io, plastica bruciata. Ma chiaramente la mente gioca brutti scherzi in queste situazioni. D'accordo, d'accordo, signori. Vi sarei grato se per favore veniste con me. Possiamo sapere almeno dove? Nel mio laboratorio. Laboratorio? Sì. Lei è un chimico? No, come vi ho già detto e mi sono presentato, sono l'esperto di medicina legale della polizia del Cairo. D'accordo, allora ci porti nel suo laboratorio. Bene. Seguitemi da questa parte. L'uomo vi fa strada. Ok. L'uomo vi fa strada. E inizia a percorrere i corridoi della stazione di polizia fino a quando poi non arriva in un luogo che sembra essere una sorta di grande stanza. Si accomoda all'interno e tenendovi la porta aperta dice: prego, accomodatevi da questa parte. Ok. Seguo dove dice di andare. Ok. Entrata all'interno di questo grande, di questa grande stanza, non sembra un ufficio. Ci sono diversi tavoli in quello che sembra alluminio, alcuni in legno, delle sedie e tanti strani strumenti. Alcuni di questi sembrano strumenti di tipo medico. Nel momento in cui entrate all'interno della stanza, notate da subito che su una parte della stanza, su alcuni tavoli, ci sono dei corpi su cui è stato tirato su un telo bianco. Li riconoscete come probabilmente i cadaveri degli ulama che sono morti nello scontro. L'uomo vi guarda e dice: dunque, signori, avete, come dire, avete avuto modo di vederli dal vivo? Sotto ognuno di quei teli bianchi c'è uno degli ulama che ha perso la vita proprio questa notte. Ma non è questo ciò che mi incuriosisce. Venite. Si avvicina verso un'altra zona della stanza. Sopra quello che sembra a tutti gli effetti un grande tavolo. Sta cazzo di musica che salta, non capisco perché. Sopra quello che sembra un grande tavolo. No, vabbè, ma raga, ma che cazzo? Ma pure Roll20 deve rompere le balle. Vabbè. Cambiamo canzone. Io la sentivo normale comunque la canzone. Non la sentivo, ma io che la sento saltare, la sentono saltare tutti. Ah, ok, no, allora niente, certo. Vi porta verso questo grande tavolo. Sopra il tavolo c'è qualcosa, un grande panno. Si avvicina. Solleva il panno e vi mostra quello che c'è sotto. Una grossa quantità di quella che sembra a tutti gli effetti pelle di colore pelle nera con dei riflessi di luce, pelle di praticamente tipo serpente. L'uomo vi guarda praticamente la stessa del... vi guarda con uno sguardo stranito e dice: dunque, visto che siete stati lì, quello che posso dirvi io è che non appena siamo usciti dalla moschea di Ibn Tulun con
Questo, per qualche motivo, alla luce del sole, la pelle è iniziata a consumarsi. Siamo riusciti a coprirla prima che andasse perduta. Riconoscete per caso la pelle di quella strana creatura che vi ha assalito? Sì, aveva forma rettiloide, probabilmente la stessa. E c'è stato anche probabilmente quasi appurato, perché alla luce del sole non è il loro migliore amico. Dangio, fai ronzio quando accendi il microfono. Si è capito quello che ho detto, però? Sì, sì. Ok. Vedete, prende tipo una specie di pinza molto lunga. Solleva parte della pelle e vi fa vedere sotto. Non so quanto voi capiate di biologia o di medicina, ma posso dirvi una cosa. A quanto pare non è la luce del sole, ma qualunque tipo di luce che in qualche modo ha una sorta di reazione con questa pelle o qualunque cosa sia. Vedete questo punto? Vi fa vedere un punto. Sembra che in quel punto che vi sta indicando la pelle si sia fusa con i tendini. E dice: questo è uno dei punti che è stato esposto alla luce del sole. Non è un tipo di fusione di pelle che abbiamo o che io abbia mai avuto modo di vedere, ad essere sincero, e non so minimamente di che diavolo sia questa cosa, né tantomeno di cosa si tratti. Quello che posso assicurarvi è che sembra essere stata recisa da un oggetto molto molto affilato. So che gli ulama sono armati di spada. Sì, Qualcuno di loro sostiene che questo taglio è stato fatto dal loro capogruppo. probabilmente è così. Erano in sei a combattere contro questa creatura. Ne sono rimasti solo due. Il capogruppo è morto. Guardo la spada. Ce l'hai alla cintura la spada? Sì, ce l'ha la cintura, però è uber mega macchiata, legata, capito? Do uno sguardo Però velocissimo alla spada e torno a guardare lo schifo lì sul tavolo. vediamo se lui se ne accorge. Mo sono io il capo. Dio. Ok, non dice nulla. Bene, onestamente non saprei cosa pensare di quanto vi ho appena detto. Questo strano tessuto non riesco a capire di che diavolo sia, né tantomeno come classificarla. Per questo volevo sentire la vostra versione. Non siamo dei chimici né tantomeno dei biologi, ma il fatto che bruciasse alla luce del sole lo sapevamo già, ma non sapevamo che bruciasse a qualsiasi tipo di esposizione, quindi anche al fuoco. Questo non lo so. Ok. Non ho preso per folle l'idea di un mostro gigante dalle fattezze serpentine semplicemente perché avevamo trovato questo. E in tutta sincerità sembra la possibilità meno strana, visto che abbiamo rinvenuto quelli che sembrano i resti di un gigantesco serpente. Effettivamente sopra il tavolo ci sono almeno 3 kg di pelle. Un serpente normale, 3 kg di pelle non ce l'ha Minchia. mai. No, trovava anche un kill. Ed è anche vero che la pelle sembra in qualche modo essere stata recisa poco tempo fa, qualche ora. E inoltre, altri tipi di pelle di questo tipo non hanno questa specie di reazione, quindi con la luce, quindi capite perché non sembra così strana, anche perché non abbiamo trovato nessuna creatura lì sotto, quindi come diavolo ha fatto questa pelle ad arrivarci? Quando l'ho colpita con una delle spade degli Ulama,
Questa creatura si è dissolta in un vapore, strano fumo, prima di gettare, poco dopo aver gettato un grosso urlo che il mio compagno prima ti ha descritto. Io lo guardo. È possibile che magari un pezzo di questo mostro sia stato in qualche modo reciso prima della sua totale scomparsa e quindi ciò che è stato attaccato da lui è rimasto lì dov'era. E questo credo che sia l'unica spiegazione plausibile, visto e considerato che, come vedete, lui con le bacchette tocca la pelle dove ha rimesso il telo per evitare che arrivi luce. Cioè, come vedete, qui c'è della pelle, ma della creatura non c'è traccia. Quindi mi piace pensare che la vostra ipotesi sia quella più plausibile, anche se mi risulta difficile immaginare una creatura così grande svanire nel nulla o, come ha detto, nel fumo. Io lo guardo. Dottor. Aspetta che mi dica il suo nome di Emil nuovo. Vabrio. Dottor Vabru. Sì. Se lei non avesse trovato questa pelle, avrebbe creduto alle nostre parole o ci avrebbe preso tutti per drogati e folli? Credo che vi avrei preso tutti per pazzi. Sapete, Allora, giusto che sia. qualcuno ti viene a raccontare di aver visto un serpente gigante più grande di 3 metri e di averlo visto svanire in una nuvola di fumo? Diciamo che non è una ipotesi facilmente accettabile. I serpenti giganti non scompaiono in Ma questo modo, né tantomeno riescono a raggiungere un posto come quello. Né tantomeno arrivano su è qui. l'opzione più plausibile, dottor Emil Vabro. Dottore, io credo che Vedete, siamo. François, vedi un misto nel suo sguardo di scetticismo. Cioè, lui sta cercando veramente di capire che Aspetta, cazzo è successo, però in qualche modo non riesce a capirlo. vieni l'illuminazione, guarda François. E la foto? Lo guardo malissimo, proprio male, gli Madonna lancio mia. uno sguardo. Vabbè, pure che fa. Cioè, tu mi hai guardato, io ti Fra. chiedo, e la foto? Il dottore Mille ti guarda. Quale foto? Credo di forse abbiamo scattato una foto. Avevamo con noi una macchina fotografica. Magari sviluppandola Sui potrebbe occhi. rendersi conto di cosa fosse. La sua espressione cambia, sgrana gli occhi. Avete fatto una foto alla creatura? Non sappiamo come sia venuta. C'era buio, non era facile. Abbiamo una camera oscura qui. Potrebbe sviluppare la fotografia e vedere se per caso è riuscita a catturare il soggetto? Io non credo sia una buona idea, dottore. Non vuole vederlo. Signorina, se avete una fotografia di questa cosa, qualunque cosa sia, è giusto che io la veda. Devo capire di che diavolo si Mette tratta. le mani sulla scrivania. Certo. Sbatto le mani sulla scrivania. Ok? Lei non vuole, vedi? Lui ti guarda. Sta cercando di intimidirmi per caso, signore? No, lo sto dicendo per il suo bene, dottore. Lei non vuole vedere Dove quella. si trova? Gli parlo addosso, la camera oscura. Guardo François. Indica praticamente sempre dall'interno di questa stanza una porta alle sue spalle. È lì. Guardo François, gli parlo? Sei sicura? È una sua scelta. Datemi più o meno quanto tempo ci voleva per sviluppare 20 minuti? Un'ora? Di Di più, qualche ora. più. Qualcosa in più, qualche ora. Datemi qualche ora. Faccio un D'accordo. cenno con il capo e mi chiudo dentro la stanza. Benissimo, signori! Prima che lei vada, gli metto una mano sulla spalla e gli dico: stai bene, sapendo che lei quella creatura l'ha già vista. Mi volto lievemente verso di lui. Sì. D'accordo. Io guardo il dottore. Beh, è chiaro che
qualsiasi informazione che condivideremo in questo modo resterà tra me, tra noi e lei. Tutti crederebbero a una cosa del genere. Se quello che dite è vero, se la fotografia ci permetterà di capire meglio di che diavolo si tratta, potete stare certi che non ho intenzione di andare in giro dicendo di aver visto un serpente gigante volante e poi è svanito nel nulla. Piuttosto, sarete affamati? Vi faccio portare qualcosa da mangiare? No. Io invece sì. Se ha un po' d'acqua, gradisco. Certamente. Attenderemo che la vostra amica finisca di sviluppare la foto. Si avvia verso la porta. Vai. Comunque anche qualcosa da mangiare va più che bene per me. D'accordo. Si avvicina alla porta, chiama una delle degli agenti e gli parla in francese. Questa si allontana. Si volta. Bene. Sono impaziente di vedere se la fotografia ci farà capire di cosa diavolo si tratta. Chi sta parlando con noi? Sì, sì, sì. Non si aspetti di vedere nulla in più o in meno rispetto a quello che le abbiamo detto noi, però, dottore. Si fida. Una cosa è fidarsi sulla fiducia e su quello che viene riferito, una cosa è vedere con i propri occhi. Mio caro signor Edwin. Spero che la fotografia non la sconvolga troppo. Quando ho cercato di intimidirla, come così lei ha detto, l'ho fatto semplicemente per la sua sanità mentale. Ha già visto la pelle di quel mostro. Non penso che resterà troppo scioccato a vederlo nella sua forma naturale, no? Beh, vedere la pelle è una cosa, vedere la creatura è un'altra. Se solo non avessi 3 kg di pelle di coso gigante e serpente, crederei che voi vi stiate facendo burla di me. Faccio un sorriso tipo... ai cazzi da cagare ora, tipo, vedrai. Ci sei passato anche tu in un certo senso, Martin. Cioè, esatto, Martin Paul. In quella stessa condizione. Martin, ai tempi in America c'è passato pure perché... cioè, di che cazzo parlate, creature diciamo, giganti? Mi rivedo nella sua situazione. Esatto. Per questo io gli ho proposto di fargli vedere la foto. Sì, tipo, sì. So che non ci credi. Guarda qua. D'accordo. Ragazzi. Vi porteranno da mangiare. Passerà qualche ora. François finirà di sviluppare intorno alle 2 del pomeriggio ed uscirà dalla stanza dove dalla camera oscura. François, la foto sviluppata è proprio questa, perché l'hai fatta all'inizio. Quando tutti gli ulama erano vivi. Ah, scusa. La foto si vede. Ovviamente non si è riuscita a catturare nella sua integrità la creatura. Ma tanto quanto basta per capire che non sembra nessuna creatura conosciuta. La guardo e ne sono abbastanza indifferente. Penso che in questo momento... io sia indifferente a tutto. La tengo al petto un momento e guardo il dottore ad occhi socchiusi. Lui si avvicina. Voglio vedere. La prende. Io la lascio. Nel momento in cui la afferra, il suo volto sbianca. Mon Dieu. Cosa diavolo è questa cosa? Com'è possibile che esista una cosa del genere? È quello che l'abbiamo descritto. Niente di più, niente di meno. E voi eravate lì? Dal pavimento e dal pavimento se n'è andato. Noi eravamo lì. Disgraziatamente. O fortunatamente. Per gli ulama. Lo vedete deglutire. È disgustoso. Ed è svanito nel nulla. In una nuvola di fumo.
come i migliori film. Come diavolo si chiama questo coso? Ha un nome? Non ne abbiamo la più pallidissima idea. Sembra molto dubbioso. Come diavolo è possibile? Posso provare a fare un tiro su miti, su Cthulhu Mythos. Sì. Vuoi capire il nome della creatura? Yes. Ho fatto 8, non posso spendere 3 punti di spendere. Non si può spendere fortuna nei miti di Cthulhu. Sì, sì. Si può spendere. Sì, vabbè, il programma te lo dice a prescindere, ma non si può spendere. Sei sicuro? Sicurissimo. Minchia, vai, devo controllarlo. Ho scelto il manuale qua. Vai, tu, vai. Controlla. Il dubbio di spendere. Vai tu. L'uomo sembra incredulo, eppure tiene questa fotografia tra le mani, come a volersi... Boh. Cioè, sembra proprio... Dice, no, vabbè, ma... Però ha la foto in mano. Che diavolo vuol dire? Com'è possibile questo? Come diavolo è possibile? Non lo è. È la prima volta che vedete questo coso? Questo mostro? Sì. Sapevo che l'Egitto era famoso per i suoi, per la sua cultura mitologica, per la sua fantasia. Master, custode. Dimmi. Ma non lo vedo un po' troppo tranquillo. Capisci che ancora non ha realizzato del tutto cosa cazzo sta guardando. So che qui ci sono molte credenze su creature, divinità e quant'altro, ma cosa diavolo è questo? Sembra un'anaconda gigante. Non aveva gambe. Stava... Perché non vedo gambe? Come faceva a restare in questa posizione? Comunque non c'è scritto che non si può, Ho controllato. Magari. Su punti fortuna è scritto. Punti fortuna. Come faceva a restare in questo modo? Levitava, aveva le ali. Batteva le ali e si teneva in aria. Aveva le ali. Detto, le ali erano enormi. Non si vedono neanche tutte nella foto. Aveva delle ali, li sbatteva e volava. Come gli ha detto lui, è Indigo Edwin. Non esiste niente del genere. Con la coda raccoglieva... Raccoglieva degli uomini. Ha visto la pelle. Cos'altro le serve per crederci? Alla testimonianza di quegli ulama. Che motivo avevano di dirle bugie? Per quanto noi potremmo essere 3 tizi drogati. Pensa che un uomo a 90 anni si metta ad assumere sostanze su stupefacenti. Avanti, dai. Non ha senso. Come non ha senso il modo in cui quegli uomini sono stati trucidati. Che credo sia la dimostrazione più importante. Per quanti uomini forti abbia avuto l'opportunità di vedere, ho i miei dubbi che con un colpo d'ascia o di qualunque altra arma si possa fare quello. Non le sembravano morsi quei corpi? Non gli sembrava un unico morso che decideva tutto? Sembrano essere stati divorati dalle zanne di un orso. Ecco. Era un po' più grosso di un orso. Quelle erano le zanne di quello che c'è in foto. D'accordo. D'accordo, signori, ho bisogno di riflettere su questa cosa. Signorina, e sarei grato se mi lasciasse la fotografia. No. Signorina. Una copia. D'accordo. D'accordo. E rientro nella camera con la foto. Ok.
signori. Prima che cominci, appunto, immaginavo che forse stesse facendo uscita finale. Mi raccomando, quello che ci siamo detti. Questa informazione sarebbe il caso non divulgarla troppo, anche perché la prenderebbero per pazzo anche a lei. Del resto in mano ha solo una copia, potrebbe essere qualcosa di assolutamente falso. La foto resterà sempre in mano nostra. Sono abbastanza sicuro che anche se lo raccontassi non mi crederebbe nessuno. Tuttora non riesco a crederci. Poi guarda i corpi. Eppure nel giro di pochi istanti sembra aver ucciso più uomini. È successo neanche forse 2 minuti. Avrebbe ucciso anche noi se non fosse stato per quel colpo. Va bene. Cercherò di analizzare al meglio la pelle, cercare di capire qualcosa in più. Signori, il vostro aiuto in qualche modo è stato prezioso. Avrei voluto capire qualcosa in più, ma da quello che ho capito, nessuno qui potrebbe sapere qualcosa in più riguardo a questo orrore. Direi che se doveste aver bisogno di qualcosa, venite pure a chiedermi. Se doveste aver bisogno di, non lo so, un lasciapassare o qualcosa verso la quale la polizia potrebbe aiutarvi, vedrò cosa posso fare. Lo guardo. Sì. Documenti. Sì. D'accordo. Quali documenti? Guardo Edwin. Un attimo, figlioli, off topic, però io ti ho chiesto una foto e tu hai fatto tutta tipo lo guardo malissimo, minchia, ora tu te ne sei uscita, documenti, cioè a fargli capire che noi qua siamo tipo super ultra clandestini. giusto per questo, apro e chiudo questa parentesi, no vabbè, voglio però così va bene, vi devo l'uomo vi guarda. Quali documenti, signorina? Avete avuto problemi con i documenti? Io un sospiro gigantesco. Sì, non so perché. Quando siamo arrivati qui in Egitto, i miei amici li hanno sequestrati a entrambi. Ora sono attualmente sprovvisti. Ma dove vi hanno fermato? Siamo arrivati qui. Aspetta, gli dico il giorno. Con la nave. Con la nave? Blocco, 18 giorno 18 marzo era. Da dove stavate venendo? Da dove arrivate, signori? Da se mi è Londra. Possibile, Londra. Alessandria. Siamo arrivati ad Alessandria e poi abbiamo preso un treno per il Cairo. Esatto. Vi hanno fermato lì? È al Cairo che ci hanno fermati, appena scesi dal treno. E vi hanno tolto i documenti. Come mai vi hanno tolto i documenti? Sono stati anche abbastanza violenti nel farlo. La polizia non di norma non lo è, salvo che non abbia modo di pensare che le persone che ferma siano pericolose. Come mai hanno deciso di sequestrare i vostri documenti? A loro dire non sembravano veri. Ah. Vedrò cosa posso fare. Neanche l'arabo non abbiamo ben capito. Hanno preso i loro documenti e ci hanno ributtati in strada, praticamente. Vedrò cosa posso fare, signori. Ho bisogno di appuntarmi i vostri nomi, però. Altrimenti sarebbe quasi come fare un buco nell'acqua. Avete una vaga idea di quanti turisti giungono ad Alessandria ogni giorno? Immagino. Si prende una specie di taccuino. Dunque, iniziamo da lei, Edwin. Robinson, ma questa informazione è puramente superflua, visto che a me non hanno sequestrato il documento. Quindi solo loro hanno preso. Ah. Bene, signorina.
Elizabeth White. Cognome inglese? Avrei detto che lei venisse dalla Francia. Sono cresciuta in Francia. Ho passato tutta la mia infanzia in Francia. Ma sono nata in Inghilterra. Capisco. E lei, signore? Giulio Ibanez. Va bene, vedrò cosa. Fortissimo. Vedrò cosa riesco a trovare, signori. E se doveste aver bisogno di me, venite pure a cercarmi. Probabilmente passerò le prossime ore, se non i prossimi giorni, ad analizzare quella strana pelle. Ha per caso un biglietto da visita, qualcosa? Dovrei avere qualcosa. Si allontana, si avvicina verso una specie di scrivania piena di oggetti vari, tipo penne, calamaio e altre cose, e prende tra i vari fogli di carta, prende una specie di biglietto da visita. E te lo dà in mano. C'è scritto dottor Emil Vabreau, consulente della polizia, medico legale. C'è qualche numero, qualcosa, magari il suo ufficio? No, però no, non c'è scritto questo. Beh, mi basta il biglietto a visita, almeno appunto fra le cose che ho, diciamo, note. Va bene, finito di parlare con lui e fatta la copia della foto, vi lascio andare via. Considerando che fate la fotografia e tutto il resto, passerà un altro un'oretta, due. Quindi si fanno più o meno le 4 del pomeriggio del 28 marzo. E andiamo da Nigel, per forza. Eh sì, andiamo, dai. Già sta per difficile da questa storia. Cercate Nigel. Comunque sono l'ammazza. Sì, comunque sono l'ammazza boss. Prima con cosa là, con Gadigan, ma con il Lalatune qua. Andiamo. Ricordati che il modo più figo per ammazzare questi cosi è schiantargli un camion in faccia. Sì, vabbè, ma io ho usato questo, vedi? A tutta velocità. No, di questi, ma vedi? È bastato un colpo di macete per vincere. Del camion, cosa di fare? Comunque, devo dire, un po' irrealistico, nel senso che io penso a sta creatura gigantesca e poi un colpo di macete, boom, esplosa, è successo. Vabbè, vabbè, sono Goku, che ne sai? Sotto mentite spoglie sulla reincarnazione di Goku. Vi dirigete verso il Cairo Bulletin, non è molto distante, praticamente è di fronte alla struttura dalla quale state uscendo. Attraversate quel breve tratto di strada che vi separa dalla stazione di polizia al Cairo Bulletin. Non appena vi avvicinate all'ingresso del Cairo Bulletin, immediatamente sentite della musica provenire da una radio all'interno degli uffici. Le persone, non appena vi vedono arrivare, in qualche modo vi hanno visto già svariate volte, vi riconoscono. E qualcuno di loro... avete come l'impressione che dica Nigel, o chiami Nigel. Poco dopo, effettivamente, Nigel Wasif fa la sua comparsa tra i banchi del personale del Cairo Bulletin, e vedendovi vi fa un cenno con la mano e vi invita ad avvicinarvi. Ok. Andiamo nel suo ufficio. Sì, vi apre la porta dell'ufficio. Appena entriamo, abbiamo con noi la borsa dove c'è la cintura. Sì. Io lo guardo. Nigel, hai del tempo da perdere con noi? Sì, vi ho fatto entrare per questo motivo. Ditemi, cosa diavolo è successo? Vi ho visto uscire dalla caserma di polizia. Ascolta. Questa notte eravamo
all'interno di quella dannata moschea, quella di Ibn Tulum. Ho sentito che c'è stato parecchio trambusto. Eravamo andati lì perché ci avevano detto che era custodita un'importante reliquia, qualcosa che anche quelli del faraone Nero cercavano di ottenere da tanto tempo. Siamo andati per indagare, abbiamo parlato con chi di dovere e siamo riusciti a entrare. Durante la notte, mentre eravamo lì con degli ulama, non so se sai cosa diamine siano. Sì, uno di loro era parecchio anziano. Erano tutti parecchio anziani. Mm. Dotati di straordinaria forza, sembravano degli uomini con dei superpoteri. Mentre eravamo lì la notte, è spuntato dal nulla un mostro gigantesco. Mostro che già un in cosa? America noi abbiamo. Hai sentito bene? Un mostro? Un serpente gigantesco con delle sì. ali che ha facilmente branato e staccato praticamente parti intere del corpo di quattro di quegli ulama che ti dicevo. Come è spuntato, se n'è andato via. Ti racconterò la storia, alla fine potrai chiedermi qualsiasi cosa. Ti guarda. Prendi tutto ciò che dico per buono. Questo mostro... Un mostro? Che è così come è arrivato e scomparso? François. Fagli vedere la foto. Lui mi guarda, si mette la mano sul fianco. Siete seri? Io guardo sia Hilton che Martin quando lo dicono assieme e alzo un po' le sopracciglia. Io non credo sia un bene far vedere quell'immagine a tutti. François. Se avete una fotografia voglio vederla. Ragazzi. Deve farsi un'idea, deve capire contro cosa sta combattendo. Conosce il culto. Fa impazzire. Non è conosce solo... il culto del faraone Nero. Deve sapere di cosa sono capaci le persone che combatte. La foto, François. Fermi. François ha ragione, ma ha anche ragione Martin. Lui è un nostro alleato su questo punto di vista e deve sapere quello che abbiamo combattuto, altrimenti ci prenderà per pazzi. Già lo sta facendo, in realtà. Beh, se è dentro questa storia probabilmente non è neanche lui sano di mente. Quindi basta di quella fotografia. Lui ancora tipo fa delle smorfie di incredulità. Certo, tipo che ci prende per il culo. Dai, vediamo questa foto. Ti dico che la tengo come un tesoro carissimo. Probabilmente la conservo dentro gli abiti, direttamente. E quindi sposto lievemente i pantaloni sul fianco e la tolgo la fotografia e gliela porgo. Prima che gliela dai, lo guardo? Noi ti abbiamo avvisato, ok? Io lo fisso per vedere la sua reazione. Voglio vedere il momento in cui dal sorriso diventa panico. Prende la fotografia e la guarda. No. Quello è il mostro che ti dicevo. Comparso dal nulla e scomparso nel nulla. No. Che ha mangiato in un istante quattro persone. Sarà uno scherzo. Avanti ragazzi, non puoi sì. Che cosa cazzo è questo? Dai, smettiamola di scherzare. È qualcosa che ha mangiato quattro persone in un momento. E quattro persone hanno perso la vita per questa cosa. No. E lo so che è difficile da credere. No, invece sì. No. Guarda. Pensi che vogliamo scherzare? Pensi che siamo in vena di scherzare? Quindi vorreste farmi capire. Quello pelato, lo vedi? Quello è quello che conoscevi tu. L'ulama molto anziano. Anche lui è stato ucciso. Però quel lui da un colpo di coda. Non gli è servito morte. Vedete rabbrividire.
Cosa cazzo è? Non lo sappiamo. Abbiamo detto. Sappiamo solamente che un tizio, un certo dottore Milva Bro, ha raccolto dei lembi di pelle abbastanza grossi nel suo laboratorio e ci ha atteso un interrogatorio proprio su questa creatura. Quindi sai che non ti stiamo dicendo una cazzata, l'abbiamo sviluppata nella sua camera oscura. Questo... Che fine ha fatto questa... Questa cosa? Svanito. Dopo che l'ho colpita con un macete, se sbagli, è sparito nella nuvola di fumo. Sì, lo so. Vedete che inizia a deglutire. Quando sei pronto, continuerò a raccontarti la storia. Magari ora crederai di più alle mie parole. Poggia la fotografia nella scrivania, poi la riprende di nuovo in mano. Ok, la mette al contrario e l'avvicina a te, François. Toglietemi questa cosa da davanti. La prendo. Questo è quello che è in grado di fare il culto del faraone nero, e forse c'è anche molto altro, non lo sappiamo. Comunque. Quindi volete farmi credere che quel tizio Mal Shakti è in grado sì. di liberare cose simili? E non è. Probabilmente non è neanche l'unico. Non sappiamo se è stato lui o qualcun altro. Aveva quel mostro, faceva urli, urla quasi femminili. È una cosa molto strana, ma cosa c'è di normale in questa storia del resto? Non sappiamo se l'ha evocato, controllato, Arshakti o chi per lui. Ma fatto sta che quel mostro risponde al volere di qualcuno all'interno del culto. E questo è sicuro perché quegli ulama proteggevano una reliquia lì, laggiù. Ce l'ho nello zaino, subito apro lo zaino e la prendo. E molto delicatamente la scopro dal panno in cui l'ho raccolta e gliela faccio vedere. Questa è la cintura di Nitocris. Ne ho mai sentito parlare? Onestamente no. Probabilmente dottora Ligafuri sa qualcosa. Probabilmente dottora Ligafuri sa qualcosa su questa cintura e penso che dovremmo parlarne anche con lui. Perché non lo fai venire qui? Aspetta, lui non sa della vera... Non voglio che voi restiate troppo tempo qui all'interno del Cairo Bulletin. Andremo noi da lui. D'accordo. Possiamo spostarci anche adesso. Gli faccio una chiamata, controlli se è in ufficio. Sì, forse è meglio. Faccio cenno a Hilton di rimettere la cintura nella borsa. Tipo, non vorrei che occhi indiscreti. Sì, sì, ovviamente. Ovviamente la rimetto subito. Io l'ho scoperta giusto un po'. Gli ho fatto vedere la cintura. Poi. Perfetto. Fa il numero. E aspetta. Dopo un po'. Ali, sono Nigel. Avrei bisogno di vederti, sono con i nostri amici. Sì, d'accordo. Stiamo arrivando. Chiude il telefono. Bene, signori. Andiamo a fare una visita al dottore Ligafur e facciamoci dire che diavolo sta succedendo. Beh, direi che dobbiamo fare anche in fretta. Andiamo, forza. Uscite dalla stanza del Cairo Bulletin. Arrivate sotto, salite in macchina e vi dirigete alla volta dell'Egyptian Museum. Impiegherete 15 minuti con la macchina. Arriverete lì. Fuori c'è, come al solito, un grande viavai di gente.
Poi arriverete a destinazione, parcheggiate la macchina, fate il vostro ingresso nel museo. C'è diversa gente che sta esplorando le varie aree del museo. Nigel Wasif vi fa strada verso l'ufficio del dottor Ali Kafur. Poco dopo, anche voi riconoscete la strada e la porta dell'ufficio del dottore. Bussa. Avanti! Entrate all'interno della stanza, vi ritrovate davanti il dottor Ali Kafur. L'uomo vi guarda. Prego, signori, accomodatevi. Ditemi, di cosa volevate parlarmi? Nigel Wasif si mette la mano in faccia. Prego, signori. Prego, io... Ok. Si allontana, allora, si mette vicino alla finestra e guarda sono fuori. Sono tante cose di cui... Ok. Mentre fanno questo, io vorrei alzarmi e avvicinarmi da Nigel. Ok, raggiungi Nigel. Non so se vuoi fare prima loro o me. Sì, 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 faccio prima loro, vai. Ci sono tante cose di cui discutere, ma la cosa più importante è che siamo stati alla moschea di Ibn Tulun e abbiamo parlato con Nazir. Dopo varie peripezie siamo riusciti a convincerlo a farci vedere quello che c'era nascosto all'interno della moschea. E c'era questo. E gli faccio vedere la cintura. Lei sa cos'è questo. L'uomo la guarda. Ma... questa... Sì, è la cintura di Nitocris. Siete riusciti a prenderla? Sì, ma... aspetti che gli dica tutta la storia. Continuo a guardare l'oggetto, ma sembra prestarti attenzione. Io la poso e la rimetto nello zaino, però. Prima di ogni cosa, dottore, può dirci questo artefatto che cosa rappresenta? A quanto abbiamo capito è assolutamente indistruttibile e il culto del faraone nero ci vuole mettere le mani a tutti i costi addosso. Lei cosa ne sa? Avrei bisogno di tempo per analizzare il tutto e capire che diavolo si tratta. Ad occhio e croce sembra un oggetto appartenuto alla regina Nitocris, appunto. Parliamo di un oggetto che ha centinaia di anni alle spalle. Si dice, secondo la leggenda, che riunendo tutti e tre gli oggetti appartenuti alla regina Nitocris, questa possa essere riportata in vita. Bene. Wow. D'accordo. Torniamo... un attimo, e quali sono gli altri due oggetti? Non ne ho idea. La corona mi pare qualcos'altro, ma non ho mai avuto modo di vederli. Né tantomeno di... almeno... neanche voto. Se il culto del faraone nero le sta cercando, almeno siamo sicuri del fatto che una è nostra. E già così l'abbiamo ostacolato. Detto ma ditemi, ciò, dopo aver... come l'avete ottenuto? Dopo aver incontrato Yulam. Abbiamo parlato con loro, abbiamo discusso del culto e gli abbiamo fatto capire che abbiamo un nemico comune. Ci hanno fatto vedere la cintura che era stata stipata all'interno di un sotterraneo protetta da questi sei uomini molto anziani, ma dal fisico direi quasi al limite dell'umano. Ci siamo appartati lì e abbiamo riposato. Quando nella notte un grosso mostro serpentiforme è apparso dal terreno. Un mostro serpentiforme? Sì, la pelle sembrava rettile, ali da pipistrello giganti, grosso almeno 3 metri, e una lunga coda. Ah, è la terza persona. I dettagli. Comparso nel nulla e volatilizzatosi nel nulla. Già,
con un solo morso poteva tranciare a metà un uomo e con la forza della coda alzarlo. Gli chiedo, lo guardo fisso negli occhi. Dottore, sì. Credo, da tutte le informazioni che ho raccolto in giro, parlando e chiedendo, che questo, quello che avevamo davanti, era il messaggero del vento nero. Ne ha sentito già parlare, vero? Mm-hmm. Parliamo di mitologia, parliamo di... Hanno tanti nomi in base a dove venga raccontata la storia. Potrei avere qualche libro che parla di questa cosa. Riuscireste a descrivermelo meglio? Magari farò qualche ricerca. In quei libri, guardo, da qualche parte, c'è per caso, non so, qualche disegno? Di solito ci sono disegni di esseri mitologici, esseri del genere. Per lo più sono descrizioni, indicazioni. Sono anche antichi manuali e tomi da tradurre, non... spesso le traduzioni possono essere fraintese, una parola può essere intesa per un'altra. Molto più difficile di quello, da quello che sembra. Allora, si tenga forte, insomma. Mentre voi avete iniziato questa conversazione con lui, François, tu ti sei avvicinata prima a Nigel. Lo vedi che guarda fuori, mani concerte. Ti vede arrivare, ti degna di uno sguardo, poi si volta nuovamente verso la finestra. Allora, mi metto accanto a lui, proprio esattamente accanto. Sì. E guardo fuori dalla finestra. Come ti senti? Appena gli fai questa domanda, intravedi un brivido. Come mi sento? Mi avete appena fatto vedere quella cosa. Che diavolo è? Esatto. Come fa ad esistere una cosa del genere? Come esistono tutte le altre cose, suppongo. Solo che le altre cose riusciamo a vederle. Credo, o inizio a sospettare. Alzo un po' il mento guardando fuori. Che in fondo tutti noi, attraverso storie che ascoltavamo da bambini o libri o leggende, siamo a conoscenza del fatto che esiste molto di più. La parte più difficile sarà accettare il fatto che siamo insetti, ciechi. Non appena si affronterà quella parte, potremmo aiutare chi non vede. E forse questo è quello che spinge avanti. Se quello che avete detto è vero, che c'è questo culto, se davvero queste persone sono in grado di fare o di avere alleati simili, che speranza abbiamo noi? Noi? Noi, persone, che non fa parte di quel culto di deviati. Loro sono forti perché loro hanno accettato. Hanno accettato di vedere oltre quella nebbia. Provi di rabbrividire di nuovo. Probabilmente sono poche, ma vivresti con la consapevolezza di quello che c'è fuori
e di essere fuggito. E con fuggito, Nigel, intendo in qualunque senso possibile. Ok. Cosa pensate di fare adesso? Continuare a camminare come abbiamo fatto finora. Quello di cui posso... Ci penso un attimo prima di dirlo. E poi lo guardo. Gli metto una mano sulla spalla. Sai cos'altro della forza? Illuminami. Quella cosa, indico la fotografia. È stata uccisa da un comune essere umano. Quindi forse, di speranza, può essercene un po' di più. Mentre finisci di parlare, si sente la voce di Hilton alle vostre spalle. Cosa stavi dicendo, Hilton? Chiamo François. Ti senti chiamare? Mi volto. La foto. Nigel fa un'espressione strana. Io non voglio vederlo. E torna a guardare fuori. Prendo la foto e la passo a loro. E poi mi rimetto... Mi faccio pat pat sulla spalla a Nigel. Quando? Ed esco. E mi metto la... Io quando passo, insomma, mi passo la foto e la guardo, che comunque la vedo ancora molto molto... Comunque... Beh, non bene. Nonostante stia cercando di rassicurare Nigel. Allora, quello che vedi... E apatia. Non sono né spaventata, né triste, né arrabbiata. Vedi, apatia. E apatica. Sì. Questo da un po' di sessioni, l'avevamo capito. Alica Fur. E gli passo la fotografia a Kafur. Prende la foto. La guarda. Mentre gli passa la foto, gli dico: molte un'immagine è meglio di ogni descrizione, dottore. Guarda la fotografia con fare incredulo. Apre un cassetto della scrivania. Tira fuori gli occhiali. Ho letto qualcosa su questo. Su questo abominio. Sappiamo che qualsiasi fonte di luce, inclusa quella del sole, fa male alla sua pelle, lo brucia. Sono certo di aver letto qualcosa. La descrizione... La sua pelle sembrava riflettere la luce? Sì, esattamente. Sembrava anche avvolto in una coltre di fumo. Coltre di fumo. Fumo nero. Anche il suo sangue lo era, nero. Sembrava quasi petrolio. Si toglie gli occhiali. Devo consultare l'ala Zif all'interno della biblioteca. Che? L'ala Zif. Sarebbe? Un vecchio tomo scritto qui in Africa, o meglio, da un arabo. Dovrei consultarlo e vedere se per caso trovo qualcosa riguardo a questo, ma questa creatura. Lui ha avuto una reazione molto più pacata rispetto a Nigel. Sì, ha detto che già ne ha letto, forse è perché da conoscitore della situazione, io penso che già sappiano
Sì, sapendo una cosa è leggere, raga. Sì, raga, ma pure Nigel si era culto. Una cosa è leggere, una cosa è vedere. Perdonatemi. Sì, compare, quindi... ok. Però quello sapeva del culto come associazione a delinquere e a stampo tipo sicuramente lui... quello la capisce dietro tutta sta religione, quello che c'è stato nella storia, nei secoli, cioè avrà una contezza un po' maggiore di quello che sono capace di fare, credo. Sì, 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 sicuramente. Guardo comunque il dottore e gli dico: abbiamo affrontato questa creatura, quattro degli Ulama sono morti e... per un colpo di fortuna sono riuscito ad assestargli il colpo che l'ha scacciato. I colpi di pistola non gli fanno niente. Ho dovuto colpirla con un machete. Creature del genere sono molto difficili da uccidere con le armi mortali. O con armi simili. La loro pelle è spessa e dura. Quasi come il ferro. Mi stupisce che voi siate... a ammazzarlo? Mi stupisce che voi siete riusciti a... ferirla. Forse avete avuto fortuna. Sicuramente. Ho fatto uno sul dado. Cosa vuol dire fare uno sul dado? Dottor Alicafur, con ancora la fotografia in mano, continua a guardarla senza distogliere lo sguardo. La poggia sul tavolo. Vi guarda. Posso tenerla per qualche ora? Io mi giro subito verso François. Lo guardo. Guardo la fotografia. Sarebbe il caso che non la facesse vedere a nessuno. Capisce? Dottore? Voi veramente pensate che io sia così stupido da far vedere una cosa del genere a qualcuno? Nessuno a parte me può entrare nella sezione della biblioteca. Dove è custodito l'Alazif. Figuriamoci mostrare una foto del genere. Dottore, le dispiace se vengo con lei? Ho visto altri libri e mi piacerebbe capire anche come sono fatti, cosa c'è dentro, se qualche altra descrizione che magari lei leggerà possa essere congrua a quanto visto. Pensa che sia possibile? Preferirei che nessuno entrasse nella biblioteca oltre me. Piuttosto, avete deciso cosa fare con la cintura? Perché nessuno? Perché quei tomi sono molto più particolari di quanto voi possiate mai immaginare. E quella foto non basta a poterci far immaginare? O poter far immaginare voi? Quanto noi siamo in grado di immaginare. Credo la nostra immaginazione abbia raggiunto livelli ancestrali ormai. Non lo metto in dubbio, signorina White, ma posso assicurarle che non siete pronti. Nomi come quelli scritti dall'arabo Abdullah Labzred non sono alla portata di tutti. D'accordo. Beh, non chiedevo mica di consultarlo. Solo di restare in sua compagnia mentre lo analizzavo. La leggenda dice che anche posando gli occhi sul libro, chi non ha una mente forte potrebbe impazzire. Di cosa è fatto questo libro? Ti guarda. Preferirei non rispondere. A chi l'ha detto? Ad Hilton. Di cosa è fatto questo libro? Preferirei non rispondere. Quindi voi avete una mente abbastanza forte. Ti guarda. Avvicina la foto verso di voi. Tanto quanto basta da pensare che questo sia un orrido persecutore. Un lieve sorriso. E io tanto quanto basta ad aver letto libri fatti di pelle. Umana, sì, ovviamente. Bene. Umana, aggiungo. Allora, diciamo che anche questo è fatto di pelle umana.
quanto pare una buona copertura. Ci fermiamo qua, ragazzi. Mi vuoi ripetere come si chiama il libro che me lo scrivo? Ragazzi, Azif. Sì, è il Necronomicon questo, ci ha preso. Come nome? Al-Azif. E l'ha scritto? Abdul Al-Azred. Ok. Ci spostiamo in Tolk. Tutta la sua bellezza. In tutta la sua bellezza, signori. Eccolo qua. Eccolo qua. Andiamo a leggere i libri. Secondo la storia del richiamo di Cthulhu, in Egitto c'è una copia del Necronomicon. Ah, wow, È più precisamente custodita nell'Egyptian Museum del Cairo. E secondo te sto stronzo dove le ha prese tutte queste informazioni e ste cose? Infatti. Oh, comunque. Sì, ma sto tizio è il Necronomicon, cioè che cazzo vuol dire? Quindi immaginati sto tizio che cosa può fare. Se il nostro culo è seduto su questa sedia, un grazie. Va a Sask. Sì. Bel culo, complimenti. Allora ti dico solo questo. Il miglior uno mai visto proprio. Ti dico solo questo. L'orrido persecutore ha un'armatura di 9. Significa tutti i colpi che infliggono 9 danni sono 9. Assorbiti. Ah, quindi mancano, no, cioè maggiore di 9 deve essere. Devi fare più di 9. Esatto. Lui ha fatto un critico e ha fatto 15 danni. Più i tizi con la spada gli hanno fatto danno ed è riuscito a portarlo ad un punto critico. Quindi è andata parecchio di punto. Ma diciamo che non lo, cioè se ne è dileguato perché stava prendendo a botte, perciò non è che se n'è andato perché se zero, sì, era messo male, non perché l'avete ucciso. No, vabbè, certo. Se no di cosa. Allora tu considera una cosa. Questo ragazzi ve lo dico per chi magari è appassionato di Call of Cthulhu e non ha magari letto il Malleus Monstrorum, che sarebbe un manuale che io personalmente consiglio bellissimo a tutti quelli che amano il richiamo di Cthulhu e che magari vogliono un minimo di approfondimento in più. Nel Malleus Monstrorum viene specificatamente detto che le creature dei miti si sentono talmente superiori a comuni esseri umani che non proveranno neanche a schivare. Quando li attacchi non saranno impensierite minimamente. Loro ti devono uccidere. Se hanno lo scopo di ucciderti, se ne fottono. Ok? Certo. Ma se vengono ferite gravemente, sono pur sempre delle creature che capiscono cos'è il dolore e la morte. Quindi con buone probabilità, se avranno se avranno modo di salvarsi, lo faranno. Infatti lei non schivava neanche. Poi gli è arrivato il colpaccio di macete dopo aver preso diversi schiaffi. È arrivata a un discreto numero di ferite e ha detto ok, meglio che io me ne vada. Ed è andata via. Minchia, quindi c'è l'idea della torcia, scusa, la torcia che comunque faceva della luce gli avrebbe fatto male in qualche modo? Non più di tanto. Però era fuoco, magari il fuoco pesante gli fa male. Non ha debolezze di questo tipo, perché ha la pelle spessa, capito? La luce in generale, che può essere, dipende dall'intensità della luce. Certo, la può o infastidire o fargli male, bruciare. Proprio perché sono creature della notte, capito? Comunque sì, concordo con Ifis, per una volta i dadi vi hanno assistito. Quell'uno è stato provvidenziale. Esatto. Io l'ho pensato subito, ho detto voglio, questo è destino, cioè questo doveva andare così. Perché se io non facevo uno in quel momento, se io non facevo uno in quel momento, il turno dopo ero morto. No, il turno dopo probabilmente prendeva me con la coda perché ero sotto di lui. Sì, uno di voi sarebbe stato colpito probabilmente. Ragazzi, l'orrido persecutore somma 3 di 6 ai dadi del danno. Cioè, pochino, va. Quindi anche facendo uno col dado del danno,
c'ha 3 di 6 di danno bonus perché ha una forza allucinante. Considerate che ha tirato in aria la macchina come fosse tipo carta quando ha salito. Considerate che leggende dicono che sia più forte di Hilton, eh? Però non sono state confermate. Comunque è stata la sessione che è partita con il botto e che è terminata con grandi rivelazioni. Voglio dire, avete in qualche modo consolidato delle alleanze portando delle prove vere e proprie della crisi tra virgolette che c'è. La foto è stata pure una bella mossa. Sì, sì, sì. Non ci avrebbe creduto nessuno. Il dottor Kafur si è sbottonato ancora. Vi ha detto cose e vi ha fatto capire che lui ha avuto modo di leggere cose belle grosse, non soltanto di miti e leggende, ok? E Nigel, se prima aveva il sospetto che questa confraternita fosse pericolosa, ora ne ha la conferma. Anche il tizio della polizia non è un tizio da sottovalutare, è un contatto nella polizia. Anzi, per quello che ci ha detto, se avete bisogno di codi, passare. Cioè. Esatto. Esatto. Diciamo che ci siamo fatti una bella cerchietta di alleati. Ora sì. Ma non soltanto loro, ma vi ricordo anche del tempio di Bast. Bast, ci sta la tizia, va giù, a quella dobbiamo rivedere, non è una cazzata. Quello è importante. Il coso del gatto che la dobbiamo rivedere a fare. C'è anche Jean Willem. Avete un discreto numero di alleati in questo momento, ragazzi. Qui vi siete fatti svariate alleati. Ora bisogna capire quale sarà la vostra prossima mossa. La moschea. Ora li riuniamo tutti e invadiamo là quello cattivo. Facciamo così, Avengers Assemble. Andiamo. Ci siamo noi, Sean Willem, la vecchia nella carrozzina, suo figlio, quello strafatto di crack, compare, tutti quanti. Comunque, sì, ora dovete decidere quale sarà la vostra prossima mossa e sulla base di quello agire. L'ultima volta, esatto, pensateci, fatevi un po' mente locale e decidete dove volete... Sì. Come volete muovervi? Devo rileggere un po' dei miei appunti. I suoi appunti. Sempre soddisfazioni. Va bene. Ragazzuoli e ragazzacci. Le maschere di Nierrato è tornato. Dica. Visto che stasera, abbiamo fatto andar via quello là. Ciao ragazzi dei Carbonara Roleplay, grazie per il ride. Siamo in chiusura, ma benvenuti. Va via il mostro. Un colpetto di fortuna che ci prendiamo, no? Visto che è successa questa grande cosa. Un colpetto di fortuna, bene. Vi lascio la possibilità di recuperare un di 10 fortuna. Io pensavo che tu dicevi colpetto di fortuna avete già avuto con... Io avrei... Ormai ti leggo nel pensiero queste risposte. Questo è il mio D10, arriva. Questo è il mio 2. Bene. Vabbè, no. Può andare sempre bene, ragazzi. 7, molto bene, molto bene. Così dal mio schifoso 28 passa uno schifoso 35. François, anche tu. La fortuna. Si doveva tirare prima fortuna? No, basta il D10. Tira un D10. Esattamente. Comunque, ragazzuoli, è stata una sessione bella carica. E la cosa bella di Cthulhu è quella. Il combattimento non è durato neanche troppo. Fosse stato D&D, avremmo finito la sessione giocando il combattimento. Sì, Cthulhu è proprio... O muori nel giro di 2 round, o riesci a sopravvivere per qualche motivo nel giro di 2 round. Nella realtà. 4 a tipo filipasta, cioè... Quei 4 se sono andati instant. Eh beh, grazie, gli fai 4 di 6 danni, la gente c'ha 10 punti ferita, 12, 15 se ti va di culo con le statistiche. Però menavano, se gli hanno fatto danno significa che menavano. Cioè, allora, un mostro come quello non ha neanche troppi punti ferita, il problema è la pelle, è dura, capito? Ma lui ignorava tutti i danni, anche quelli da spada quindi. L'unica spada che gli faceva danno era quella di Nessim.
Ma era particolare rispetto alle altre. Lo so perché gli fa danno, lo so perché gli faceva danno. Sì, sì, è particolare. È particolare. Cioè, la luce è bella grossa quella spada, raga. È grossa. Un'arma benedetta, è tipo una cosa del genere. Minchia, con fare tieni della stretta. Oh, ora il macete me lo dai a me, dai, vero. Ma va a fanculo. Ora fa, arma e macete, ora fa tipo ora fa tipo Witcher. Macete e scimitarra incredibile. Se combatte contro i mostri dei miti, prende la scimitarra. Se no prende il macete. Lo devi mai cry, fa, tipo. Esatto, cioè... sei come comunque di LOL, fa soglione, sono diventato ione all'improvviso, c'ho doppia spada. Comunque, ragazzuoli, io direi che, visto che è mezzanotte, ci avviamo a chiudere. Space Salomon, chi è andata la sessione? Bene, bene, sono ancora tutti vivi. Quindi direi che è un successo. Quindi ora direi, faccio gli annunci e poi salutiamo e bella per tutti. Allora, sabato ci sta una live improvvisata, probabilmente, di Kingdom Death, pomeridiana. Yes, pomeridiana, se riesco intorno alle 3, magari giochiamo un po', vi faccio vedere dove siamo arrivati con la campagna. E martedì ritorna Curse of Strahd. Chiedono se durerà più di 2 minuti, effettivamente anche io ho questo risentimento. Vediamo quanto durerà la sessione di Curse of Strahd. E giovedì prossimo torna il richiamo di Cthulhu. Questi sono i fuochi d'artificio per la felicità, ragazzi. Stanno celebrando la morte dei personaggi di Giuliana, sia in questa che nell'altra campagna. No, finché ci sono io che faccio uno. Anzi no, come fa il mastro? Nessuno. Il mastro che mi ha fatto il video dove faccio. Comunque, ragazzuoli, detta questa, io dico che ci avviamo ai saluti, dai. Io vi auguro una splendida notte piena di orridi persecutori che vi tengono la copertina mentre andate a letto. Di fianco c'è Hilton che fa così, però. Perché se ci avete lui sul santino, sul comò, non potete mai morire. Possibile morire. Edwin Robinson vi augura buonanotte. Elizabeth White. Elizabeth White, e poi chiudiamo con questa massima, perché nelle stanze da letto degli orridi persecutori, dentro l'armadio, si nasconde Hilton Adams. Al contrario, a tipo Boogeyman, solo che per loro c'è Hilton col macello. C'è il mini Cthulhu, se ti comporti male ti mando da Hilton. No, Hilton. Quindi ragazzi amanti dei meme, se avete voglia su Discord sbizzarritevi con questo meme dell'orrido persecutori che scappa da Hilton. Va bene, ragazzuoli, siamo in chiusura, buonanotte, ci vediamo sabato, diversamente martedì o giovedì. Notte. Ciao belli. Ciao.